Buongiorno, oh, che bello! Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti. benvenuti! Sono molto contenta di essere qui con voi questa mattina. Privacy Talk, seconda edizione. Eh, Questo evento è voluto e organizzato per voi, ragazzi. Quindi facciamo un applauso anche a voi, oltre che a me. E organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali. Eh, prima di partire, ringraziamo l'università che ci ospita, questo bellissimo ateneo. Eh, ringraziamo anche il rettore, il professor Matteo Lorito, per averci voluto qui. Non è stato scelto a caso questo luogo, questa è un'università che esiste dal 1224. Dalla quale sono uscite grandimenti e che ospita una delle tre sedi a livello mondiale della Apple Academy che eh, sviluppa le app che voi usate, conoscete e, e scaricate tutti i giorni a livello mondiale. Quindi siamo contenti doppiamente di essere qui questa mattina. Prima di, di iniziare, dobbiamo fare altri due ringraziamenti. Dobbiamo ringraziare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in particolare il dottor. Antonio Di Liberto, direttore generale per la progettazione organizzativa. Non è qui questa mattina e poi ringraziamo il dottor Acerra che ci raggiungerà più tardi. Abbiamo detto privacy talk. Che cos'è la privacy? Lo sapete? Potete rispondere, eh? non mangiamo. Lo sapete che cos'è? Sì, lo sapete. Ok, e allora già questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Questa mattina cercheremo di capire insieme quanto quelle azioni che noi tutti, me per prima, facciamo ogni giorno, magari senza pensare a quali siano i rischi, possano essere pericolose, a come tutelarci e a come gestire le situazioni che ne possono scaturire. Eh, chiamo subito qui sul palco per darvi il benvenuto la eh, vicepresidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, le facciamo un applauso Ginevra Cerrina Ferroni Buongiorno, buongiorno, bentrovata. E allora diamo il benvenuto a questa, a questa platea, a questi ragazzi. Grazie Carolina, che bella questa, questa sala, questo auditorium pieno di giovani. Era il nostro obiettivo, riempire le sale per parlare di privacy, protezione dati. E quindi un saluto caloroso dal cuore di benvenuto a tutti voi da parte della... Autorità garante della privacy e saluto i miei compagni di viaggio che sono qui in prima fila, Agostino Ghiglia, Guido Scorsa, il presidente si eh, collegherà. Dalla parte dei giovani, questo è il titolo di questa iniziativa. Quando ci siamo insediati tre anni fa, come collegio, ci siamo dati un obiettivo. Avere i giovani come nostra priorità. E per fare questo abbiamo deciso di uscire anche dagli uffici, girare l'Italia, incontrarvi, dialogare, raccontare, spero in un modo semplice, in un modo immediato, in un modo comprensibile, eh, questo momento storico che noi, che voi state vivendo, immersi nella realtà digitale, sempre con un iPhone, un tablet in tasca, sempre connessi, ma... Facendolo nel modo giusto, nel modo corretto, eh, proteggendo ciò che abbiamo di più prezioso, i nostri dati. E cercheremo di farlo questa mattinata con tanti momenti anche di riflessione. Speriamo che questa giornata che abbiamo organizzato, grazie anche al nostro ufficio comunicazione, che ringrazio, eh, possa lasciarvi qualcosa e eh, soprattutto possa germinare in voi. Uh, il desiderio, e la volontà di trasmettere mes questi messaggi che oggi apprenderete anche a chi non è qua presente, eh, ai vostri amici che sono a casa, ma ai, ai tanti eh, vostri colleghi che sono incollegati in streaming. E quindi oggi sarà una bellissima giornata. Grazie a tutti e buona partecipazione. Grazie, ci vediamo, ci vediamo dopo. A proposito di streaming, salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo nella live. Ragazzi, io vi avviso, è appena iniziata, dura più o meno fino alle nove di stasera, poi serviamo la cena, c'è cioè l'after, avete da fare? No, tanto. No, no, sto scherzando. Sto, scherza sto scherzando. Sto scherzando. E allora partiamo subito, partiamo subito con una vignetta che il garante ha voluto ideare e realizzare per voi il la vignetta dei gemelli Momo e Dudu. E la, potete, la potete leggere, la leggiamo insieme, le avventure dei gemelli Momo e Dudu, occhio alle password. Fin da piccolo Momo è stato esuberante. Facilone e molto molto spericolato. Dudu è sempre stata un po' saccente, ma molto molto saggia. Oggi Momo è un vero smanettone: usa i suoi social, i forum, acquista online ed è iscritto a tutti i programmi di fedeltà. Ma siccome è un facilone, per i suoi login usa un'unica semplice password 1 2 3 4 cosa che faccio anch'io adesso tutti quanti mi cercheranno no andranno a mettere 1 2 3 4 entreranno e a parte gli scherzi quando Dod o Dudu vede la password rimane orripilata e giustamente lo redarguisce Momo no ma cosa fai non lo sai che le password semplici con i numeri in sequenza sono le prime ad essere hackerate e usare la stessa password per ogni accesso online da incoscienti il consiglio Usa una password diversa per il tuo account social, per la mail, per i game, perché rubata una password rubate tutte. Inventa password più complicate come i gemelli sono belli 007. E allora adesso chiamiamo il primo ospite di questa eh, lunga mattinata, mi hanno detto che è uno showman, quindi preparatevi Uh, lui è il direttore del Dipartimento Realtà Economiche e Produttive del Garante e allora lo facciamo salire qui sul palco Francesco Modafferi. Buongiorno, buongiorno Francesco. Mi hanno detto guarda che è uno showman, gli lasci il palco e fa tutto lui, quindi io mi metto là e assisto. Grazie. Eh, no, insomma, sono un dirigente dell'autorità, sì, come secondo lavoro cerco di non annoiare le persone. Quando mi vedrete comparire in questa occasione e nella prossima è perché sarete voi a dover fare qualcosa. Io non vi racconterò nulla di mio. Quindi vi chiederei in questo momento di prendere il, lo strumento digitale che avete portato da casa. Ve l'hanno detto di portare lo strumento digitale? Ce l'avete? Fatemelo vedere. Ce l'avete tutti? Ok, sì. No, non questo, l'altro strumento digitale che dovevate portare da casa. Vi hanno distribuito un foglietto stamattina? E la penna? Come? Allora, bene. La penna è lo strumento digitale che dovete usare in questa occasione. La prossima volta useremo l'altro strumento digitale, quello che mi avete mostrato. Ma avete mai riflettuto sul significato della parola digitale? Da dove deriva la parola digitale? Digit, che è una parola inglese. Cosa significa digit in inglese? Eh? Cifra, numero, no? In inglese digit significa cifra, numero. Ma la parola inglese digit, come tante parole inglesi e francesi, deriva a sua volta dal latino. Qual è la parola latina all'origine della parola inglese? Eh? Digitus, digitus. La parola latina è digitus. Che significa? Dito. E perché la parola dito, digitus ha dato origine alla parola cifra, numero? Perché le persone hanno imparato a contare con le dita, con le dita hanno imparato a contare come quando eravate piccoli, spero adesso non lo facciate più, ma quando facevate le moltiplicazioni, le sottrazioni, lo facevate usando le dita. Quindi le dita sono il primo strumento digitale che l'uomo ha avuto e non, non è sbagliato definire la penna uno strumento digitale, perché è uno strumento che si usa con le dita. Anzi, è lo strumento più importante. Pensate che la eh, professoressa Montessori definiva le mani l'organo del cervello, l'organo della mente: perché è attraverso le mani che si cresce, si impara, si apprende ed è fondamentale l'uso delle mani. Ed è il motivo per cui chi ritenesse di archiviare, per esempio, la scrittura a mano. Nelle scuole, nel percorso di apprendimento perché tanto ormai ci sono i computer, compierebbe un errore madornale. Quindi il vostro primo strumento digitale di oggi è la penna, il foglietto vi è stato dato e adesso dobbiamo rispondere. Vi chiediamo di rispondere a questa domanda: Ci credi alla privacy? Sì o no? Se... Va bene, no? Scrivetelo sul foglietto, ma siate sinceri perché tanto non c'è una risposta giusta e una sbagliata. Scrivete sì o no sul vostro biglietto, poi le fatelo, cioè, ho detto scrivere, non parlare, scrivere sì o no. Dopodiché il... passate i foglietti lungo la fila come avete fatto quando sono stati distribuiti. E al centro passeranno le nostre aiutanti a ritirare il biglietto. E alla fine vedremo cosa avete risposto. Grazie. Grazie, Francesco. Ci rivediamo, ci rivediamo più tardi. E ragazzi, adesso vi dobbiamo parlare di un tema che riguarda tutti voi. O almeno tutti voi, tutti quelli che sono stati innamorati. Perché l'amore fa parte della vita di ognuno di noi, ma non sempre si ha la fortuna di trovare un amore sano. Può capitare nella vita che ci siano degli incontri che non ci consentono di essere liberi, di amare in modo libero, di amare in modo sano e si sfocia in un amore che magari fa venire sensi di colpa, che porta al senso di controllo, che fa venire eh, che la sensazione di essere inadeguati. È un amore malato e ne parliamo qui, questa mattina, in questo momento, lo facciamo eh, con la prossima ospite. Prima di presentarvela però vi faccio vedere un video che ce la introduce, guardate. Magari mia stasera vuoi dormire da me? Magari pure no. Dai! Dai, mia. Dai mia. Siete divertite? Tanto? Ancora! Non fumo! Ti ti ho già visto la riberta dove? Sì. <ride> Vada. Ah! Ho detto mamma che questo fa tipo uno stream. Mm -hmm. si sì, vabbè è tipo una youtuber ah tipo youtuber parla, eh? sì, certo. tipo youtube Sergio sei innamorata è, innamorato. è, innamorato. è innamorato. Ma cosa è innamorata? è una bambina ma è innamorata di te. telefono 50 volte al giorno la, 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 la soffoca, ecco devi venire ho detto non andava non andava a te o non andava a lui. è un vale. paura ti prego Marco, basta. Me lo tolgo. Ma è formaccia, mamma mia, sempre l'ultima. Non è venuta oggi. Guarda, io non ce l'ho con te. E dai, qual è il problema? Il problema è che mia è una ragazzina, è piccola. Deve fare sport, deve eh, andare a feste, si deve vedere con le amiche sue. Sì, ma quali amiche? Quel gruppo di troia? Ma tanto lei è mia, ok? Non è più tua. Che si che scemo, mamma, che so che non e questo era mia, il film, e allora facciamo salire qui sul palco la protagonista Greta Gasparri. Buongiorno. Ah, c'hai dei fan! I nostri ragazzi sono, sono tuoi fan, siamo molto contenti di averti questa mattina. Una tematica molto complessa, molto, molto difficile anche da, da raccontare e da affrontare. Come ti sei preparata a questo ruolo quando sei stata chiamata per il film? Eh, allora, diciamo che io... Aspetta, forse prov deve... prova qui, prova, oh, prova. Okay. ok, ora ti sentiamo. Eh... In realtà mi hanno chiamata, ma è stata una cosa totalmente casuale. Infatti, io eh, non, vicino, ho mai, no? sì, non ho mai studiato eh, cinema né recitazione, ho iniziato proprio dopo che mi hanno presa per il film. E, diciamo che eh, stavo a casa de della mia amica e il regista era il padre, è il padre, e mh, la sceneggiatrice era la madre che mi ha visto e mi ha detto se volevo fare il provino e da lì è nato tutto quindi non, non ho avuto una Sembrano preparazione. proprio quelle storie che si raccontano nei film, che poi in realtà esistono. E allora io ti lascio la parola, ti lascio il Grazie. palco, a te. Greta, fatele un applauso. Funziona? Ok. Uh, ciao a tutti, uh, io sono Greta Casbarri, ho 17 anni e frequento il quarto anno del liceo linguistico a Roma. E oggi sono qui eh, per parlarvi appunto del ruolo di Mia, che è una ragazza di 15 anni intrappolata in un amore tossico, malato, e che ha appunto interpretato in Mia di Ivano De Matteo. E, m, mia è stata appunto la mia prima esperienza da attrice e, ed è stato un personaggio molto significativo da interpretare, ovviamente per me, ma penso soprattutto per la nostra generazione, eh, perché um, è stata è una ragazza come tante di noi, e, ed ha avuto uh, un'esperienza molto, diciamo, pesante. Scusate, mi sono un po' emozionata. <ride> Mia è un personaggio molto uh, delicato. Um, e ha una forza comunicativa eh, data da molti fattori, come ad esempio il linguaggio che riconosciamo tutti, eh, ma anche le dinamiche familiari e con gli amici. Eh, infatti, eh, la, la sua quotidianità in generale eh, ritroviamo molte somiglianze con la nostra vita, e proprio queste somiglianze ci fanno immedesimare ancora di più eh, nella storia e nei personaggi. E, talmente tanto che alla fine del film, quando accade il disastro. Uh, non solo ne rimaniamo sconvolti ma uh, c'è una sorta di uh, inizio... ci si accende una lampadina iniziamo a pensare e quindi è qualcosa che può succedere tranquillamente anche a me e diciamo per chi non sapesse ricordo un attimo la storia di Mia lei si innamora appunto di questo ragazzo uh, più grande di lei popolare, bello a tutti gli effetti sembrerebbe un ragazzo perfetto e invece si rivela come un manipolatore e, e la rovina quindi che succede? Che Mia si farà rubare il tempo da lui, la vita e, e in generale non uscirà più con gli amici, non si potrà più truccare, vestire in modo carino e fino a toccare il fondo con un rapporto sessuale da lei non voluto, è la sua prima volta, quindi era importante per lei, e che viene appunto forzata a, psicologicamente. Um, Mia... Uh, Ecco, eh, dopo ciò comunque riesce a riprendersi psicologicamente e mh, purtroppo Marco non ci sta e si vuole vendicare, si vendica una volta che la vede eh, seduta al bar con un altro ragazzo e inizia a diffondere foto di lei, nuda, video, eh, durante appunto il rapporto sessuale che avevano avuto. Quindi la sua intimità non è più sua, ma è di tutti e talvolta dalla vergogna, dal disagio, dalla disperazione compierà un gesto oltre ogni limite. E, mh, mi ricordo ancora eh, l'emozione nel girare alcune scene, eh, come ad esempio, quella in cui appunto lei piange a dirotto, eh, in cui sta col padre, che litiga, e anche nella stanza con lui. E la cosa che pensavo sempre era: come potrei fare se una cosa del genere succedesse a me cosa avrei fatto io, ma soprattutto come avrei eh, risolto un danno così profondo. E, e allora diciamo che qui eh, vi vorrei parlare appunto del revenge porn. Il revenge porn è appunto eh, un atto eh, fatto a scopo di vendetta in cui vengono diffuse in rete eh, immagini eh, private di nudità. E, mh, è, una, è una pratica terribile ovviamente per chi la subisce. E che crea estremo imbarazzo e um, talmente tanto da nascondersi, chiudersi nel proprio disagio, non parlandone e, um, e niente, quindi insomma, uh, um, fino a compiere gesti come quello di mia, appunto. E, Purtroppo sappiamo bene eh, quanto i telefoni i social eh, scandiscano ormai il nostro tempo, la nostra vita e diciamo in generale ormai i social dettano le regole della nostra convivenza, del nostro linguaggio e in generale determinano i nostri standard anche estetici, i nostri comportamenti. Tuttavia sono qui anche per eh, dirvi qualcosa che ho riscontrato di positivo in tantissimi incontri che ho potuto fare grazie al film, eh, guardando, parlando con studenti, con famiglie, eh, anche con i più esperti, ma anche semplicemente parlando in famiglia. Ciò che ho capito è che la cosa più importante è usare la testa e mai farsi sopraffare eh, dalla violenza altrui. Perciò eh, diffondere eh, foto eh, private è una violenza eh, della privacy gravissima che oggi fortunatamente è riconosciuta come reato ed è conseguentemente punita. Eh, aiuta ovviamente chi la subisce e svergogna, nonché punisce poi chi, eh, chi compie l'atto. Bisogna sempre ricordare che è vile chi pubblica foto a scopo di vendetta private e, e quindi questo bisogna sempre tenerlo a mente. Io credo che la cosa più importante eh, sia che non ci devono più essere vittime come mia e perciò eh, quello che io penso è che bisognerebbe eh, non affidare la propria vita ai social, al telefono e in generale agli altri. Grazie. Grazie, grazie Greta. Prenditi l'applauso. Grazie, scusatemi l'emozione, è Beh, la prima no, volta ma... che facevo una cosa del genere. No, è, è la prima volta e poi sì. è un tema complesso da sì. affrontare, come immagino sia stato complesso immaginarlo e provarlo all'interno del film. Quindi grazie per averci raccontato la grazie tua esperienza. Grazie a voi, grazie. E adesso vi facciamo vedere un video che in realtà non vorrei presentarvi troppo perché ci sono delle occasioni in cui le immagini sono molto più efficaci di mille parole. Quindi vi dico solo che è un video ispirato alla storia di una ragazza come voi, eh, che si intitola Non più un banco vuoto e ringraziamo Fare per Bene Onlus che ci ha dato la possibilità di proiettarlo qui questa mattina. E allora guardiamo questo video ispirato alla storia di Carolina Picchio per voi. Grazie. Mm, pochettino mm. Mi piace la musica, lo sport... E credo molto nell'amicizia. Per questo non sopporto quando le persone tradiscono la mia fiducia. Me ne sono andata da Varese proprio perché persone che credevo mie amiche mi hanno tradita. È successo tutto ad una festa di compleanno. Una festa normale, quella a cui andiamo tutti. Insomma, chi non ha mai bevuto un po' di più in assenza di genitori. Beh, io quella sera. Bevuto un po' troppo, ho vomitato in bagno e sono svenuta. A questo punto, alcuni ragazzi che erano alla festa, al posto di chiamare mio padre e farmi venire a prendere, hanno fatto una cosa orribile: hanno fatto finta di avere un rapporto sessuale con me mentre ero incosciente e non si sono limitati a questo. Hanno ripreso il tutto con un cellulare. La mattina seguente io non ricordavo nulla. Ma è bastato riaccendere il cellulare per ripiombare nella realtà. In sole 24 ore ho ricevuto 2000 messaggi di insulti. Mi hanno derisa, mi hanno preso in giro, mi hanno dato della puttana. Come si può essere così cattivi? Ero soffocata dalla vergogna, non riuscivo a respirare. Volevo stare in camera mia, da sola, non vedere nessuno. Le parole fanno più male delle botte. Ed è questo quello che ho scritto su un bigliettino alle tre di notte del 2 aprile del 2014. La notte in cui ho scritto Ti amo per la prima e l'ultima volta, a mio papà. La notte in cui ho detto addio a Varese a tutte le persone che credevo mie amiche e a quelle poche che lo sono state davvero. Quella notte io ho aperto la finestra della mia camera e mi sono lanciata giù, facendola finita per sempre. Se non fossi morta, oggi sarei una vostra compagna di classe e non potete capire quello che vi siete persi. mai più un banco vuoto. Non penso che ci siano altre parole da aggiungere a questo cortometraggio, spero solo che possa essere uno spunto di riflessione per tutti voi, perché ci sono delle cose che sembrano lontane dalla nostra realtà, ci sembra che possano non succedere mai a noi o ai nostri amici. E invece, non è così. Quindi, spero che prendiate queste immagini e che le facciate vostre. E noi andiamo avanti, continuiamo ad approfondire il tema del, dell'amore, dell'amore però non sano, dell'amore che porta a delle conseguenze. E richiamerei qui sul palco la vicepresidente Ginevra Feroni. Facciamole un applauso. Ginevra, eccoti, bentornata. Non è facile parlare dopo il cortometraggio che abbiamo visto, no. non è semplice. No. Quindi adesso voltiamo in qualche modo pagina, torniamo alla tematica legata all'amore e alle sue conseguenze eh, legate appunto alla sovraesposizione al mondo digitale. Ti lascio la parola. Grazie. Amore digitale. Qui c'è sullo schermo un pezzo di un brano di Luca Carboni e la canzone recita proprio così, Amore digitale. Però l'amore adesso è digitale. Non sarò mai più solo come un cane. Ho collegato la wifi col cuore e adesso il cuore batte più veloce da qui fino a New York. Ma la mia mano ti accarezzerà? L'amore adesso ha velocità. Nessuno lo fermerà. Nessuno lo fermerà. Amore digitale è la nuova... Dimensione dell'amore, dei rapporti tra le persone, l'amore 2.0, un amore dove si consegnano a mano meno rose e si mettono più emoticon, più sweepy, è la nuova nostra dimensione, l'abbiamo provata, l'avete provata durante la pandemia era impossibile incontrarsi fisicamente e quindi ci siamo conosciuti in rete, ci siamo riconosciuti, abbiamo aperto la nostra vita, la nostra intimità, eh, abbiamo coltivato dei rapporti, talvolta abbiamo intrapreso nuovi rapporti, magari in chat, magari con è una nuova dimensione, eh, davvero e a volte si intrattengono delle relazioni amorose senza avere mai visto fisicamente chi c'è dall'altra parte. E allora eh, cominciamo a eh, se si possono proiettare le slide, la slide che avevo eh, preparato. Primo grande tema: l'amore digitale è qualcosa di sbagliato? No. L'amore digitale non è sbagliato, ma dobbiamo avere grandissima prudenza, perché noi quando intratteniamo una relazione spesso dietro un nickname, noi pensiamo che ci possa essere un nostro coetaneo, un amico, una persona di cui fidarci, in realtà ci può essere un adulto che in realtà vuole soltanto sfruttare. E allora Primo grande tema, la rete. La rete non dimentica niente. Tutto ciò che noi mettiamo in rete resterà lì probabilmente per sempre. Un post, un video, un testo, un audio, un reel, una story su Instagram, un video su TikTok anche se noi chiuderemo quell'account, resterà nella rete e in ogni momento, per l'eternità, potrà essere tirato fuori, potrà essere riproposto eh, e potrà farci molto del male. Siamo a Napoli, una città che ricorda, come ricorda tutta Italia, la storia di Tiziana Cantone. Che era una ragazza di Napoli, voi sapete chi era. Tiziana Cantone muore nel 13 settembre del 2016 per un fatto gravissimo di video eh, che erano diventati virali con meme. E questo video, nonostante gli interventi della polizia, nonostante processi, nonostante diffide, è riemerso l'anno scorso e ciclicamente torna fuori. Dal 2016 al 2022 ancora ci sono talvolta video di lei. Allora noi non dobbiamo negare l'esistenza che la rete può aiutarci a coltivare i rapporti, anche dei rapporti sentimentali, anche dei rapporti di amore, ma dobbiamo farlo con consapevolezza, cioè sapendo sempre questo. Che quando si mette qualcosa in rete, quando ci si scambiano dati in rete, e sono dati molto sensibili, perché quando si parla di amore ci si scambia dei dati sensibili che riguardano la nostra intimità di donne e di uomini, i nostri pensieri, le nostre emozioni, quello potrà sempre riemergere. E allora. Cominciamo a capire quali sono questi rischi della rete. Sexting. Con chi e perché? Cos'è il sexting? Lo sapete, me lo sapete tradurre. Cos'è cosa, cos questa parola? Da quale parola è composta questa nuova parola? Sexting. Da sex, sesso. E texting inviare messaggi il sexting è una pratica che sta diventando molto molto diffusa anche tra i giovani e i giovanissimi diciamo subito una cosa è una pratica lecita tendenzialmente è lecita a meno che il rapporto tra le due persone o le più persone non sia sbilanciato, non sia asimmetrico, perché se c'è un minore e dall'altra parte c'è un adulto che magari chiede di inviare foto, video, audio sulla intimità, non è più lecito, è reato. Il sexting è legittimo tra coetanei? fino a un certo punto bisogna provare che ci sia una piena consapevolezza di ciò che stiamo facendo. E allora con chi sexting? Lo si fa per tenere vivo un rapporto, per sedurre, lo si fa per eh, accattivarci la benevolenza dell'altro. Lo si fa con un fidanzato? Lo si fa con un, uno sconosciuto? Attenzione, eh? massima attenzione eh, con chi ci relazioniamo quando mettiamo e inviamo in una chat attraverso un, un messaggio qualcosa che riguarda la nostra intimità, la nostra, eh, la nostra parte più preziosa, eh, che è il nostro essere interiore e anche fisico. E qui mi rivolgo alle ragazze, specialmente alle ragazze, che sono in questo forse un pochino più vulnerabili. Fate molta attenzione quando, non so se esiste ancora, ai miei tempi si chiedeva la cosiddetta prova d'amore. Non so se ancora questo termine è in uso, è in voga. Prova d'amore significava... Se mi vuoi veramente, se mi ami veramente, devi fare sesso con me. E guardate, si può chiedere in molti modi, con più o meno velate pressioni. Si forza la volontà di una persona, mandami una foto eh, in reggiseno e mutandine, fammi vedere qualcosa di più. Abbassa le mutandine, levati il reggiseno, mettiti in questa posa, uh, fammi vedere che mi ami. Eh? Questo non è amore, perché l'amore impone rispetto, rispetto dei tempi dell'altro, rispetto della piena volontà dell'altro. L'atto di amore, che è l'atto più bello, condividere la propria intimità, lo bisogna farlo nella piena volontà, Consapevolezza, e quindi, a voi, ragazze veramente vi suggerisco di non fare mai nulla di cui non siate pienamente convinte. Dite: imparate a dire no, no, non voglio. No, non mi va. No, non mi sento pronta. Sexting può essere l'anticamera di comportamenti terribili come ad esempio quello che abbiamo sentito da Greta nella diffusione magari per revenge magari per vendetta se una storia finisce di quelle foto di quei video di quei momenti di intimità riprodotti in rete e possono diventare virali e possono distruggere una vita così come possono distruggere una vita i deep nude i deepfake. Chi è che non conosce oggi Bikini Off? È una app che consente attraverso sistemi di intelligenza artificiale di riprodurre in maniera veramente realistica il corpo di una persona. Non è un collage di, una, di un volto su un corpo, è un sistema di intelligenza artificiale che ricostruisce in maniera autentica e molto realistica, molto veritiera l'immagine di una persona senza vestiti, nuda, perché è un, eh, si riesce a eh, ricostruire proprio il colore della pelle, l'armonia la, del corpo e quindi veramente il risultato è davvero realistico, cioè sembra una persona che è veramente nuda, senza vestiti. Deep nude, deep, deep fake è eh, un problema molto molto serio. E può fare molto molto male. Che significa che se voi sui vostri cellulari ricevete un deep fake, un deep nude o avete anche soltanto eh, l'idea che possa essere un'ipotesi di questo genere, non la condividete con nessuno. Dovete interrompere la catena della diffusione perché quel deep fake e quel deep nude può distruggere la vita di una persona. Oggi tocca a un altro, domani può toccare a voi. E allora come ci si tutela? Le strade ci sono. La prima cosa è non chiudersi, non avere paura, non entrare in quel circuito di vergogna, di silenzio, di isolamento. Ma se vi trovate in una situazione del genere, o vi sentite vittima, dovete immediatamente parlarne con i genitori, con gli insegnanti. Con i sacerdoti se eh, frequentate una parrocchia, oppure, o anzi, dovete denunciare sempre, non avere paura di farlo e chiedere al garante della privacy. Noi siamo qui per questo dalla vostra parte. Sul nostro sito ci sono dei moduli molto semplici che vi consentono, sia in caso di cyberbullismo sia in caso di revenge porno, cioè quando voi pensate, avete la paura che un vostro momento di intimità raccolto in una foto, in un video possa diventare virale, potete chiedere all'autorità garante privacy di intervenire in prevenzione. Guardate il nostro sito, lì ci sono tutte le indicazioni. Gli strumenti ci sono eh, per difendersi ma naturalmente prevenire è meglio che curare. Allora, regola delle tre C per l'amore digitale, cautela, cautela in tutto ciò che postate, in tutto ciò che mettete in rete, in tutto ciò che vi scambiate in chat, consapevolezza delle vostre azioni. Sapere prima essere consapevoli di ciò che sto facendo e farlo, ma quando si è veramente convinti che questo un giorno non potrà ritorcersi contro di noi. E controllo, la terza C, controllo sulle informazioni in rete che vi riguardano. Eh? Questo è proprio il grande tema della, della protezione dati e del garante della protezione dei dati. E un ultimo. Consiglio. Eh? Sì all'amore digitale, ma nessun amore digitale potrà sostituire la magia, la bellezza, la poesia di un contatto fisico: di sguardi, di attenzioni, di empatia, di gesti, di. Eh, tutta quella magia che porta due persone che si vogliono bene a vivere una poesia eterna. E quindi bisogna sempre sapere che l'amore digitale può aiutare, ma non potrà mai sostituire la nostra realtà. Grazie a tutti. Grazie, grazie vicepresidente, ci rivediamo dopo. E adesso invece parliamo di privacy come rispetto. Ah, ecco la canzone, quella la sentiamo e leggete le parole. E adesso dicevo andiamo avanti parliamo di privacy come rispetto lo facciamo con un social prof lui è seguitissimo magari qualcuno di voi lo segue già ha un hashtag dillo al prof il suo profilo eh, su Instagram più di, di 100.000 follower eh, quindi facciamogli un grande applauso lui si chiama Sandro Marenco. Ciao buongiorno buongiorno, buongiorno. prof. Ciao. Prof, buongiorno, grazie. ti lascio Ciao. il palco, sono tutti tuoi. Grazie, grazie. C'è subito una cosa che mi preme chiedervi, triple skip. Giuro! Parto già alla grandissima allora. Grazie e benvenuti, mi sembra un po' di essere in aula magna, vado via così? <ride> mi sembra di essere un po' in aula magna con, con i miei ragazzi, ma eh, una cosa mi chiedevo quando venivo qua nei giorni che mi hanno invitato ma io cosa ci vado a fare? Cioè cosa posso dire ai ragazzi che verranno lì quel giorno lì? Cioè vorrei che il momento che stiamo insieme, i minuti che passeremo insieme siano belli, belli per me e belli per voi cioè vorrei, un po' come quando si entra in classe la mattina il mio desiderio è sempre quello di entrare in un modo e uscire in un altro Possibilmente non distrutto, cioè, però capita anche abbastanza spesso. E allora ho pensato e ho detto: Ma allora, alla base di qualunque rapporto, cioè quindi il rapporto tra prof e alunno, il rapporto tra amici, il rapporto di coppia, il rapporto di lavoro, è fondato su una cosa, il rispetto. E sono andato a vedere da Bravo Prof, anche perché a me piace proprio andare a cercare i significati delle parole, da dove deriva, deriva da respicere in latino. E nei suoi significati, respingere significa guardare indietro, guardare di nuovo, considerare, avere cura e considerazione di qualcosa o di qualcuno. Cacchio, dico, ma allora è una roba veramente potente. Quindi proviamo a fare un esperimento, proviamo a pensare a una scuola dove noi prof rispettiamo, Abbiamo cura, consideriamo la vostra diversità, la vostra unicità, consideriamo le vostre storie, quelle che sappiamo e quelle che non sappiamo, consideriamo le vostre paure, consideriamo i vostri limiti, rispettiamo i vostri tempi, perché c'è qualcuno che ad esempio in inglese va una bomba e qualcuno che invece in inglese proprio... Chi è? Chi è che ho detto io? Sì. Eh, vabbè, ce n'è un po', ne ho esperienza. Ne ho esperienza, però rispettare anche questi vostri tempi di apprendimento, di studio, ma soprattutto rispettare la vostra unicità, rispettare quello che voi portate a scuola, quello che voi portate ogni mattina. Io non lo so, ma se vi guardo negli occhi, io pian piano lo scopro. E pensate ad una scuola dove siete voi che avete così tanta voglia di entrare in sintonia con me, con il vostro prof, che vi accorgete subito se quella mattina lì c'è qualcosa che non va. E allora lo rispettate magari nella sua difficoltà, lo rispettate, prendete, avete considerazione della, dei suoi problemi, dei suoi tempi. E allora magari anziché fare casino tutta la mattina, vi calmate un attimino. Cioè potrebbe essere. Pensate che una scuola così non è così realizzabile. Cioè basta scegliere, basta io, prof, e voi, alunni, che quella mattina io rispetterò tutte le unicità che incontrerò, rispetterò tutte le anime, tutti i corpi, rispetterò tutte le persone, tutte le storie che incontrerò quella mattina, nella classe, tra i docenti, nei corridoi. Pensate che roba bella, pensate che sconvolgimento totale. Allora però possiamo scegliere di farlo e c'è una via, secondo me, che potrebbe essere abbastanza pratica, iniziare a rispettare almeno i corpi. Avete mai pensato, avete mai guardato eh, i vostri compagni, avete guardato il loro corpo? Eh, qualcuno lo so, lo vedo già che ha già guardato, ma non in quel senso lì, cioè guardarlo e vedere l'unicità di quel corpo lì. Io stamattina, ad esempio, ho avuto uno shock perché... Sono abituato a casa mia con uno specchio abbastanza piccolo. In albergo c'era uno specchio che veramente era enorme. Sono uscito dalla doccia e si vedevano tutte le mozzarelle di bufala. Cioè vengo a Napoli. Vuoi che non mangio la mozzarella di bufala? Vuoi che non mangio la pizza? Vuoi che non mangio il babà. Il babà con la Nutella, ragazzi, è una bomba! Però <ride> si vede tutto. Allora, la prima impressione è stata: ma no, che panza che ho! Poi ho detto: no, aspetta, che sto andando lei, ragazzi, a dire che il rispetto è guardare di nuovo, cercare il mio equilibrio, cercare la mia armonia. Mi sono riguardato e non mi sono visto così tanto brutto. Cioè, nel senso, normale, accettabile. Ho detto, la mia, il mio corpo porta in giro la mia anima. Allora, provate a considerare questo, provate a considerare i corpi come la casa di storie, la casa dei sogni. E voi non sapete cosa c'è lì dentro. Voi non sapete cosa c'è stato prima, quindi rispettatelo, perché ci saranno corpi con forme diverse, con colori diversi, con abilità diverse, alcune più evidenti, alcune meno. E allora pensate un attimino, se noi iniziassimo già da lì, quindi avere cura di tutti, avere rispetto dei corpi e poi vi voglio far ragionare su una, un paio di ultime cose. Voi avete del, degli amici fidati? No, già sì. Eh, allora, perché sono fidati questi amici o queste amiche? Perché voi fondamentalmente potete confidare loro i vostri segreti, i vostri sogni, la vostra crush, non la dice mica a tutti. <ride> e voi sapete che se dite una cosa a questa persona, la custodirà, ne avrà rispetto, ne avrà considerazione ed è questo il punto perché quella persona non si arrogerà mai il diritto di dire a qualcun altro una cosa vostra, non si venderà la vostra anima e la sua anima per un like, non manderà in giro le vostre foto, non andrà a svelare i vostri segreti perché considererà le vostre cose intime e le vostre cose intime escono e si danno agli altri solo nel momento in cui decidete voi e ricordatevi che non c'è mai un momento giusto se non quello in cui decido io non c'è mai un secondo prima né un secondo dopo e allora qua è l'ultima cosa a cui ho pensato cioè io devo rispettare me stesso Devo rispettare i miei tempi, devo rispettare i miei sogni, devo rispettare le mie paure, devo rispettare tutto ciò che mi appartiene, devo rispettare tutto ciò che c'è dentro e tutto ciò che c'è fuori, il mio corpo, la mia anima, i miei sogni e le mie storie. Allora non permettete mai a nessuno di dire o di comunicare ad altri quello che è vostro, è solamente vostro e per cui voi non siete ancora pronti a farlo. Non permettetelo. E ricordatevi sempre che se voi vi guardate, se voi vi rispettate, capirete che tutti noi siamo a posto così. Andiamo bene, anzi, andiamo benissimo così, esattamente così come siamo. Respect. Grazie! Grazie! Grazie Sandro! Grazie a te! Dillo al prof! Sì. Ragazzi, hashtag Dillo al prof, seguitelo subito sul... Seguitemi e ci vediamo sul... su TikTok e Instagram! Esatto, su Instagram! Grazie prof, grazie! E allora rispetto, rispetto, questa parola è fondamentale anche nel mondo digitale perché anche nel mondo digitale Deve esserci una sorta di educazione civica e ne parliamo insieme ad Agostino Ghiglia, componente del garante per la protezione dei dati personali. Agostino, Agostino le faccia, facciamogli un applauso mentre ci raggiunge. A lei la parola. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Grazie perché siete qua e voi siete il pubblico più difficile di fronte al quale noi, del Garante per la protezione dei dati personali, ci troviamo a parlare. Perché siete assolutamente spietati, perché pensate di venire qua e di annoiarvi ascoltandoci e di conseguenza partite male nei nostri confronti, io lo capisco, ed è per questo che sono davvero particolarmente emozionato. Quindi vi ringrazio già prima per la vostra benevolenza. E, insomma, cercate di non annoiarvi troppo. Ora, io ho commesso un terribile errore eh, preparando questo mio intervento perché pensavo, mi ero settato su un'età leggermente inferiore rispetto alla vostra. E allora avevo preparato una favola. Perché negli anni scorsi avevamo dei ragazzi più giovani delle scuole medie, delle primi, e avevo preparato una favola. Poi ieri sera ero in treno, ero tro era troppo tardi per preparare qualcos'altro. E allora mi sono detto: proviamo a proporla lo stesso, ma proviamo a proporla in una maniera diversa. Dice la canzone che poi ascolterete di nuovo alla fine di Bennato, che spero qualcuno di voi conosca ancora. Lo conoscete ancora? Alzi la mano chi non lo conosce. Aspetta. Ed è pure napoletano, vi svelo un segreto: andate a cercare su Google Edoardo Bennato, vi prego, perché è veramente dura. Quelli dopo io non li ho più ascoltati. Comunque, insomma, lui dice che ogni favola è un gioco e dice che ogni favola è vera soltanto a metà. La favola che cercherò di raccontarvi dopo, invece, è vera tutta perché racconta attraverso uno dei personaggi più importanti della favolistica italiana. E internazionale anche i pericoli oltre le grandi opportunità della rete e dei social e dell'era digitale in cui siamo completamente immersi perché pensiamo che se passiamo metà della nostra vita sul digitale non passiamo metà della nostra vita nel mondo fisico e questo secondo me deve farci pensare anche in maniera diversa e allora visto che abbiamo dedicato questi nostri premi questa nostra giornata agli ambasciatori della privacy io Proviamo a fare questo gioco della favola tutti assieme e io vi chiederei, se poi avete voglia, eh, di raccontarla ai vostri cuginetti più piccoli, ai vostri fratellini più piccoli, a quelli che sono nati con un telefono in mano ma che non sanno mai cosa c'è dietro uno schermo. Allora io ho pensato alla favola più, forse più famosa, spero che la conosciate. Chi non conosce Pinocchio? Meno male, sono molto rincuorato perché chi non conosceva Pinocchio poteva uscire dalla sala ovviamente. E, ecco, e, non, era, e, non, era, e non era cyberbullismo in questo caso, ma era essere tuned. C'era una volta un pezzo di lamiera, non una lamiera di lusso, ma una semplice lamiera da ferra vecchio, eppure Mastro Geppetto volle trasformarla in un robot da compagnia, uno smart assistant o assistente vocale che dirsi voglia. Cyber Pinocchio si dimostrò sin da subito un robottino vivace, sempre pronto a giocare e rispondere prontamente ai bisogni di Mastro Geppetto. Al primo, ehi, Cyber Pinocchio! Ma la voglia di studiare. Quel deep learning tipico dei suoi amici diligenti, beh, quella non gli era stata programmata. Il suo software ne era totalmente sprovvisto. E così la svogliatezza lo spinse ben presto a vendere il suo preziosissimo abbecedario digitale per poter assistere a uno spettacolo di realtà virtuale nel circolo immersivo di Mangiafuoco. Proprio lì, infatti, si esibivano gli ologrammi delle marionette che tanto amava. Dopo che Mangiafuoco, commosso e impietosito, ebbe regalato a Cyber Pinocchio 5 bitcoin, il nostro incontrò il gatto e la volpe. Il gatto si finse cieco per aver letto, disse bugiardamente troppe, troppe volte i cookies dei siti dove navigava. E la Volpe, invece, si finse zoppa per aver inciampato, pensate un po', nella marea di informative privacy in circolazione, i testi che invece, nella realtà, sono fondamentali perché ci raccontano dove vanno a finire i nostri dati, chi li usa e soprattutto come. I due finti amici convinsero Cyber Pinocchio a seminare le cinque monete virtuali nel paese dei metainganni, laddove esisteva un campo fertile dal nome tanto bizzarro quanto invitante, app gratuita. Se Cyber Pinocchio avesse seminato le monete, vale a dire il suo tesoro, i suoi dati personali, beh, proprio lì sarebbe cresciuto un albero dalle fronde voluminose da cui avrebbe potuto cogliere i bonus d'oro. Dopo una ricca cena, il gatto e la volpe, travestiti da malefici cyberbulli, inseguirono Pinocchio e dopo averlo lungamente percosso, insultato e minacciato di diffondere le foto che gli avevano scattato, lo legarono a testa in giù all'avatar di un albero di Fortnite, certi che il mattino seguente avrebbe rivelato la password per accedere alle monete, ossia ai suoi dati, a tutti i suoi dati. Per fortuna arrivò in soccorso l'autorità che faceva il caso suo, la fata turchina, la fata garante. Dopo averlo rimproverato per le sue malandrinate e avergli fatto promettere che da quel momento in poi si sarebbe comportato bene, lo liberò dalla corda che lo teneva legato e disse... E Shin, si è da me. Se per difendere i dati tuoi non farai una barriera, per tutta la vita resterai solo nella lamiera. Cyber Pinocchio, non ancora pronto a diventare un bravo assistente virtuale, incontrò troppo presto l'hacker Lucignolo che, nel tentativo anche lui di sottrargli i suoi dati personali per profilarli vale a dire raccoglierli, catalogarli e rivenderli sotto mille e mille forme diverse, lo portò nel multiverso dei balocchi, un luogo dove non esistono educatori digitali e professori, ma solo assistenti digitali che vengono trasformati in asini robot. Cyber Pinocchio non sfuggì a quella triste trasformazione, ma essendosi bruciato una bobina venne lanciato in mare con una pesante pietra al collo. La paziente fatta turchina, la fatta garante, ancora una volta lo salvò. Non prima però di averlo aspramente rimproverato. Ah, ma allora si non si fai te. Se per difendere non i dati fai tuoi fai non farai una barriera, hanno sbagliato. È la e seconda frase. Vedete che la, la tecnologia cyber non sempre funziona. Era la seconda. Ve lo leggo io, ah, però allora sono piemontese, il napoletano te. mi viene male. Ci provo. Ah, ma allora sei sì proprio un ufetente Se volesse Calacqua, ti portasse via. Cyber Pinocchio, nuoto a lungo, ma a largo di Capri, venne inghiottito da un enorme pesce database. Lo chiamavano anche trituradati per i suoi denti affilati e aguzzi. Proprio dentro quel profondo pancione incontrò il povero Geppetto, sfinito per aver vagato i, tutti i multiversi esistenti alla ricerca della sua creatura robotica. Il pesce era lì, pronto a masticare Cyber Pinocchio. Geppetto e tutti i loro dati, quando, ancora una volta, arrivò in soccorso la fata turchina che, garantendo giusto appunto la limitazione al trattamento dei dati, e la loro cancellazione fece sparire il database. Era bastato il diritto di opposizione. No, no, la musica! La musica! Voi credete che io stia andando via. E vi sbagliate, perché vorrei lasciarvi ancora un pessimo regalo per i vostri cuginetti e i vostri fratellini, per cercare di tornare a fare il garante serio quale, tutto sommato, riesco persino a essere talvolta. Il decalogo del buon cyberpinocchio veloce. Non condividere mai la tua password neppure all'amico amica del cuore. L'ucignolo non esiste solo nelle fiabe. Non pubblicare in rete o comunque non condividere informazioni su dove abiti, dove vai a scuola o sulle tue abitudini. Potresti incontrare il gatto e la volpe. Non diffondere i dati contenuti nel tuo dispositivo come foto, rubrica dei contatti. Il mare della rete è pieno di database, ma il pesce sei tu. Prima di fare acquisti online, leggi, informati, cerca altrove gli stessi prodotti e non credere ai farsi regali della rete, che chiedono dati in cambio. L'albero della cuccagna esiste solo nelle fiabe, nella realtà esistono criminali che prosciugano la carta di credito di papà e mamma. Ricorda che ciò che pubblichi in rete nella rete rimane impigliato e poi servirà l'intervento della fata turchina, la fata garante per liberare. Prima di fare uno scherzo a un amico o ad un'amica e magari di nascosto filmarlo o filmarla in situazioni ri particolari, ricorda il punto 5, per non fare male a te stesso, a lei, a lui, altrimenti poi ti si allunga il naso e tutti lo verranno a sapere. Lo so, è noioso, tanto noioso, ma prima di scaricare un'app o un servizio, dai una lettura all'informativa sui dati personali. L'informativa privacy. Cosa sono pochi minuti rispetto alle ore che trascorrerei a giocare o a vedere i reel? Ah, se ti accorgi che i tuoi dati vanno troppo in giro se hai dubbi, chiedi un consiglio ai genitori o ai professori: in rete ci sono pochi mangiafuoco, ma troppi mangia dati. 8, non essere mai cattivo in rete o cattiva, o poco educato. Tra qualche anno potresti pentirtene, sai perché? Innanzitutto, perché è giusto essere educati anche in rete. In secondo luogo, perché alla fata turchina piacciono i buoni. E poi, se hai la memoria corta, rileggi i punti 5 e 6. Quando scarichi app o qualche servizio gratuito, ricorda che nell'abecedario digitale la parola gratis non esiste. Cercano sempre di rubarti i 5 bitcoin. E l'ultima a cui tengo di più, ma a cui credo dovremmo tenere di più tutti, quando scarichi app. O qualche servizio gratuito, no, ho sbagliato tutto. Ogni tanto prenditi del tempo e stacca gli occhi dal cellulare, guarda il mare, il cielo e fai correre la fantasia anziché le dita su uno schermo. È così bello sognare, ma ricorda, i sogni si creano e non si scaricano. Grazie, grazie, grazie mille. Bellissima la favola, a me è piaciuta, la racconterò al mio bimbo. E adesso è arrivato il momento quiz lo facciamo in compagnia del direttore del Dipartimento Realtà Economiche e Produttive del Garante Francesco Modafferi. Bentornato Francesco. Eccomi. Mi sentite? Mi eccomi, sentite? Eccomi. Sì, ok. Sì. Allora, ti lascio ti Grazie. lascio la parola. Ari, eccomi. Allora, come va? Allora, è passata Un'ora e mezzo, quindi adesso la curva, la cosiddetta curva dell'attenzione sta picchiando verso il basso. Quelli delle ultime file, mi sentono? Ci siete? Siete svegli? Mi fate sentire un po' un urlo tipo quando segna Ozyman. Fatevi sentire. Le ultime file. Eh? E le prime? Le prime? No, sono... Sono più svegli quelli dietro, strano. Eh? Allora, adesso facciamo un quiz. Qui vedete la password del wifi, che è sempre utile in questo caso, perché è arrivato il momento di prendere il vostro giocattolo preferito. Avete lo smartphone, vero? Eh. La penna potevo avere dubbi, ma sullo smartphone andavamo sul sicuro. Allora, adesso faremo un gioco con caut. Lo conoscete? Sì o no? Ok. Allora, chiedo alla regia di. Se avete caricato, messo la password. Immagino di sì. No? Dai, è facile. Eh? Ok, dai. Allora, se carichiamo la prima schermata della, del primo... Ecco. Ok, allora se conoscete Kaut sapete che dovete inquadrare questo QR code oppure inserire il PIN. E verrete indirizzati su questa prima prova. Il primo, ecco, vedo che vi state registrando. Inserite il vostro nickname: bene, bene. Ci siete? L avete fatto? Oh, questa è solo la prova, eh, poi questa operazione la dobbiamo ripetere per il quiz quello vero, d'accordo? Quindi, quando finiamo la prova, dovete chiudere l'applicazione e rifare quello che avete fatto adesso. Vedo che state e eh, la Guarda come fioccano le registrazioni. Mi sento quasi come un TikTok, tiktoker. Sento il brivido di vedere tanti follower, eh? Invidi un po'. Ok, allora se partiamo. No, aspetta, mi dicono dalla regia. Che succede? Va bene, niente di grave. Ci siete? Allora, mi dicono che è stato caricato già il CAUT quello ufficiale quindi non faremo la prova ma siccome voi siete smart mi, sem mi sembra anche una decisione giusta del resto quello di prova la domanda del del e eh, abbassiamo sss, abbassiamo un po il tono se no così diventa complicato Ah contro mi dicono che è stata caricata la prova. Quindi dovete chiudere l'applicazione e rifarlo. Ma non era. Potevamo andare così. Quindi, Quindi adesso siamo sulla prova. Allora. Ok. Bene, direi di partire. No. Ci siete? A proposito, scusate, abbassiamo la voce. Ho visto tra i nickname il nickname Minchia. Ora mi domando: se Minchia dovesse vincere, si è posto il problema che sarà chiamato sul palco e tutti dovremo chiamarlo con il suo nickname? Pensate quello che diceva la professoressa prima. Pensate quando fate un'operazione online, perché dovete pensare anche all'ipotesi in cui quell'informazione venga conosciuta dagli altri. Allora, io direi di partire per la prova. Se qualcuno non si è registrato, non succede nulla, tanto poi quello ufficiale. Ok, siamo sul giro di prova. Chi sbaglia questa risposta avrà il daspo da San Paolo. Eh, cioè, i settantacinque che hanno risposto Sassuolo. Continua. Silvia è la terza. Dov'è Silvia? Cerax e Artix, Alex, dov'è Alex? È stato il più veloce. Questo lo passeremo a De Laurentiis poi per un biglietto omaggio alla prossima partita del Napoli. Allora adesso concentratevi perché questa era la prova. Ora invece dovete rifare il caricamento sulla. Sul, dovete chiudere l'app chiudete eh, il caout e rifate di nuovo registratevi su quello vero che sta per partire ok pregherei la regia di mettere il codice del prossimo caout ecco questo è quello vero eh? qua c'è un premio per chi vincerà questo gioco serio Minchia a una seconda occasione. Ci siete? Ecco, mi pare che ci siamo, eh. Ancora tre secondi. Abbassiamo il tono della voce. Ok, iniziamo. La prima domanda. Qual è in Italia l'istituzione preposta alla tutela dei dati personali? Concentratevi, eh? concentratevi. Ecco. Bene, bene. No. Anche Mussolini, due, non è che sia stato proprio. La seconda domanda: in Italia: qual è l'età minima per aprire un profilo social? Bene. Ecco, mi... Thomas turbato. A scuola è possibile chiedere di registrare le lezioni? Vabbè, vabbè, dai, non è male, questa era difficilina. Karma Brando. Cosa si intende per cyberbullismo? Ottimo direi. Beh, chi parla di sport estremo? Dov'è Karma Brando? Scusatemi, Karma, ma sei proprio una scheggia. Posso pubblicare foto di amici sui social network? Leggete bene le risposte. Eh? Bravi, bravi, ottimo. Questa risposta mi piace molto. Karma Brando, sai cos'è Revenge Porn? Beh, direi. Bravissimi, taz, taz sta risalendo. Cosa si intende per dati personali? c'è un testa a testa qua eh siamo all'ultima domanda signori tazza all'ultima occasione per scalzare Carma Brando cosa sono i cookies un gelato ok adesso arriva il momento fatidico è, acces è acceso Sara, Raffaele, Leo e primo a sorpresa Taz dov'è Taz? Vieni, vieni, Taz. Senti anche Karma Brando che ci avviene. Vieni, vieni, vieni anche tu, dai. Come ti chiami? Antonio. Antonio Karma, come ti chiami? Allora, ma che, ma che allenamento fate voi per, per essere così rapide col pollice? Nessuno, tu che no, hai guidato pochino, fino alla fine, mi che è successo sull'ultima risposta? No, ero confuso tra se erano appunto per proteggere gli utenti o semplicemente gli strumenti, ma mi sono confusa, non solo strumenti. Eh, va bene. E allora ecco per il terzo, il terzo classificato chi è? Sara, dove sei Sara? Dov'è Sara? Vieni Sara. Avete vinto la maglietta Privacy First perché siete stati i più pronti e i più preparati. Vieni Sara. Benvenuta. Di quale scuola siete? Don Milani. Don Milani? Don Milani. Don Milani? Indovina? Don Milani. <ride> Bene, complimenti al Don Milani e ai docenti del Don Milani. Raffaeleo? Ah, giusto, anche Raffaeleo, certo. Come va? Tu sei Don Milani. Don Milani, anche tu. La scuola. Ah, eh? Altriano Tilger. Tilger. Ok, bene, almeno abbiamo rotto questa omogeneità bene allora complimenti ai ragazzi e adesso riprendiamo il nostro percorso grazie grazie a tutti bravissimi ho giocato ho giocato anch'io eh ho giocato anch'io ho scaricato e ho giocato ah, e come è andata in classifica eh, niente non ah. niente maglietta per me oggi va bene allora continuiamo torniamo ai nostri talk Torniamo a parlare di, dei rischi della, della privacy, del, della mancata tutela della privacy e soprattutto delle, delle dinamiche che si possono instaurare in rete, nel mondo digitale. Abbiamo visto prima il cortometraggio molto toccante, ispirato alla storia di, di, della ragazza Carolina Picchio. Adesso eh, torniamo a parlare di cyberbullismo. Lo facciamo eh, con eh, un'attrice che sono sicura che molti di voi conosceranno. Per presentarvela vediamo questo filmato. Un profilo fake. Questa roba fa veramente schifo. Mm. E fa ancora più schifo chi l'ha pubblicata. E poi mi chiedi perché non sto sui social. Che puoi pensare se la ragazza nella foto dovesse riconoscersi? Eh, a questo ci pensa Anonymous. ha detto che se nessuno indovina, rivela chi è. Che cosa non si fa per due in più? Eh? Che tristezza, ragazzi. Quella sono io. Sono i miei jeans. Ah, il trailer della serie Netflix di Ari, grandissimo successo, lei è Francesca Lacava! Buongiorno! Ciao! Ciao Francesca! Ciao! Benvenuta! Ciao. Benvenuta! Sono contenti di averti qui Grazie. al fan club. E quindi la, questa, questa serie racconta una tematica in realtà eh, molto, molto diffusa, sì, sì. E, ed è importante che ci siano dei protagonisti giovani come te e i tuoi colleghi a, a parlarne. Quindi ti lascio il palco Grazie. tutto tuo. Grazie. Fatele un altro applauso, Francesca. Ciao ciao a tutti, eh, mi chiamo Francesca Lacava, ho quasi 17 anni. E interpreto Arianna nella serie Netflix Di Ari di cui avete visto la clip. E oggi sono qui con voi per parlare di un argomento che per me è di fondamentale importanza, ma che soprattutto mi è molto caro, visto che l'ho diciamo portato in scena e che è il corretto approccio ai contenuti personali che vengono diffusi tutti i giorni sulle piattaforme social. Oggi Insieme a voi vorrei capire quale sia il giusto peso e quale sia il giusto valore che dobbiamo, vedere, che dobbiamo dare a tutte quelle immagini che ogni giorno vengono pubblicate dalle persone che noi seguiamo, come influencer, indossatori, modelli e attori, me compresa. Nella prima stagione la situazione è completamente diversa rispetto a quella che avete visto, perché il mio personaggio, Arianna, era la classica peregina, proprio una ragazza. Talmente snob e talmente sicura di se stessa da diventare veramente insopportabile. Era consapevole di essere la migliore della classe e per questo motivo se la prendeva costantemente e continuava a giudicare i suoi compagni. E nella seconda stagione, due ragazze che lei ancora non conosceva, che avete visto nella prima parte della clip, iniziano a insultarla per il suo fisico. Che io vi dico, onestamente, vabbè, è il mio alla fine, però vabbè, mh, non ha nessun tipo di difetto chiaramente visibile. Iniziano a dirle e eh, a scrivere sul muro del bagno Arianna uguale al cesso, a dirle che è ingrassata e che non può permettersi un certo tipo di vestiti, la buttano in una pozzanghera, la firmano e la ricattano, ma diciamo l'apice della sua sofferenza è il momento in cui pubblicano una foto del suo sedere ingigantita. Ecco da quel momento lei perde completamente la sottostima e questo per colpa dei social, è tutta colpa di quel telefono perché per lei quel telefono era un luogo sicuro, era lì che riceveva tutti gli accomplimenti e tutte le approvazioni. Ma io vi ripeto: ariana non aveva effettivamente alcun tipo di difetto o alcun tipo di cosa che potesse essere oggetto di presa in giro. Ma lei inizia a dare così tanta importanza a quello che legge su quello schermo che le dicono che è una balena e lei crede di essere una balena quando fino all'anno scorso era convinta di essere la più bella di tutta la città e di tutta la scuola. Io vi assicuro che per una ragazza che non ha mai avuto questo tipo di problematiche, interpretare un personaggio che da un giorno all'altro cambia completamente carattere e che subisce questi attacchi è davvero difficile. Io tutti i giorni, quando andavo sul set, per fare queste scene dove piangevo, comunque si vedeva che c'era qualcosa in me che non andava bene. Io pensavo sempre, pensa a tutte quelle ragazze e tutti quei ragazzi che in qualche modo soffrono per queste problematiche. E quindi io portavo praticamente la sofferenza di quelle persone che magari qui davanti hanno avuto questi stessi problemi. Quindi vorrei portarvi una lezione che porto con me nel cuore dopo aver avuto questa esperienza: che è quello che i social non sono uno specchio, non sono uno specchio né della realtà fisica né della, de della realtà emotiva. Scusate, ma sono anche emozionata. Grazie. Grazie mille. Allora, non sono specchio della realtà fisica e vi faccio un esempio veramente molto chiaro. Io decido di farmi una foto, decido di farmi una foto davanti allo specchio. Io vi assicuro che i modi per far risultare il mio fisico migliore di quello che sia sono veramente tantissimi, ma senza ritoccarlo posso anche semplicemente mettere la gamba in una certa posizione il fianco leggermente sbilanciato per dare quell'effetto a clessidra che veramente tutte vorremmo oppure magari trattenere la pancia per avere la pancia perfetta che è veramente quello che tutte noi desideriamo ecco, io scatto la foto in quel momento e poi pubblico la foto il mio corpo non è come quella foto il mio corpo è come due secondi dopo come io... è quando torno in posizione naturale quello è il mio vero corpo io mi vedo anche in quel modo e riesco ad accettarmi in quel modo, ma io sui social vi faccio vedere soltanto come sono, in quel mio momento di perfezione. Ecco, nessuno mai vi farà vedere come saranno prima o dopo la foto, nessuno mai vi farà vedere come, magari qualche minuto prima di prepararsi, erano in pigiama a studiare disperati o qualche minuto dopo sono usciti e sono tornati a casa distrutti. Ecco. Dall'altra parte, non sono nemmeno mh, specchio della realtà emotiva. Perché pensateci: tutte le persone che voi seguite, tutti quegli account che hanno veramente tantissimi follower, basano il loro profilo su tutto il bello della loro vita. Non fanno mai vedere i loro momenti di difficoltà. Perché molto probabilmente, se io vi facessi vedere quanto fatico per riuscire ad andare a bene in scuola oppure per riuscire a gestire tutti gli impegni che ho, molto probabilmente voi smettereste di seguirmi Ma non è una cosa negativa è soltanto che dipende anche da noi perché noi cerchiamo la nostra felicità nella vita degli altri perché tutto quello che ci viene messo davanti sono solo momenti di, di felicità di gioia o momenti della vita altrui che tutti noi una volta vorremmo vivere ecco dipende anche da noi dipende anche da noi perché non davvero Nessuno vi fa mai vedere quanta sofferenza c'è per una pelle che apparentemente sembra perfetta ma che magari è coperta da chili di trucco. Non ve lo fa vedere nessuno. Come nessuno vi fa mai vedere le lacrime che ha versato dopo, prima di aver fatto una foto. Vi fanno solo vedere la foto in cui si vedono bene, in cui si vedono felici o momenti in cui si divertono con gli altri quando magari sono andati in un posto, hanno fatto il video, hanno fatto la storia e poi se ne sono andati. Però questo non ve lo dice nessuno. Quindi un'altra cosa che vorrei dirvi e vi prego, non cerchiamo la, la felicità nei telefoni. Cioè non pensiamo che aprire un social network e vedere gli altri essere felici farà automaticamente essere noi felici. È il contrario, perché se noi vediamo un'altra persona che è felice quando noi siamo sul divano a non fare nulla, ci fa stare peggio, ma non ce ne accorgiamo. Pensiamo che vedere qualcun altro che si vede in pace con se stesso faccia allora sentire anche noi in pace con se stesso, ma, ma non è così. Quindi se voi non siete soddisfatti di quello che state facendo, fate qualcosa che vi renda felici, che non deve per forza essere chissà che cosa. Potete anche semplicemente stare in famiglia, stare con i vostri amici, ma fatelo, non cercatelo sul telefono. Vi prego perché è veramente la peggior cosa da fare. Grazie. Però poi c'è anche una cosa molto importante. Se voi questa felicità non la trovate non toglietela agli altri perché le prese in giro le minacce via telefono son, creano veramente delle ferite che sono, sono irreparabili quindi mi raccomando cerchiamo questa felicità non cerchiamola sui telefoni ma non togliamola nemmeno agli altri veramente grazie, grazie. Grazie, grazie Francesca, ti seguiremo su, su Netflix, grazie. quindi in bocca al lupo per, per la tua carriera. Intanto qui c'è già un grandissimo fan club lo... a, Le... Napoli. a Napoli. Un altro applauso per Francesca, grazie, grazie. complimenti, grazie. complimenti ancora. E ora ci occupiamo di un tema piuttosto scottante, cioè di come la criminalità organizzata possa strumentalizzare i social e utilizzare i social per ehm, raccogliere consenso. Lo facciamo con il componente del garante Guido Scorza. Buongiorno Guido, Buongiorno. fategli un applauso Compli Buongiorno. Complimenti per la maglietta Beh, Privacy vabbè, First. È istituzionale no? Posso averla anch'io? Assolutamente sì ah, okay. se non troviamo una maglietta. Ti lascio, allora, ti lascio no. ragazzi tra un attimo parliamo di cose serie, però prima ho due richieste per voi. La prima è ci facciamo un selfie tutti quanti insieme, perché insomma, quindi, se voi state in posa, io faccio il selfie, posto che non lo pubblico. Eh? Vai, selfie, adesso, vai. Allora, fatto il selfie, perché non mi ricapita più probabilmente di stare in mezzo a così tanti ragazzi che sono qui a sentir parlare di privacy, una roba quasi incredibile per me. Ho una domanda intanto per voi. Chi è Flavia, eh, chi è Filomena e chi è Andrea che per tutto il tempo che sono stato seduto lì in prima fila hanno provato a mandarmi, non so cosa perché ho rifiutato, eh, via airdrop? Ecco, adesso per ragioni di privacy evito di farvi alzare, però insomma, diciamo, avete avviato una comunicazione, presumo, con qualcuno che non conoscevate, perché sopra ci deve essere scritto i fondi guido. Sono curioso, me lo dite quando si spengono le luci e i microfoni, di capire cosa voleste inviarmi. Ora, ero in treno questa mattina, adesso dobbiamo necessariamente diventare, eh, diventare seri. Mi sono messo eh, la maglietta poco seria per parlare di cose serie. Eh, ero in treno stamattina quando Baldomeo, che non so dove sia, eh, eccolo qui, eh, eh, mi ha eh, mandato un pezzo uscito dalla eh, rassegna stampa di oggi, il cui titolo è I baby boss si pentono minacciati su TikTok. Eh, il pezzo inizia dicendo: Appena arrestati, si sono subito pentiti. Quattro camorristi in erba che sognavano di diventare boss hanno manifestato la loro volontà di collaborare con la giustizia per chiudere con il passato fatto di spazio, di droga, estorsioni e sparatorie. Sono i, campi, sono i capi della banda delle Reginelle. Quello che è successo un istante dopo, eh, il loro pentimento, la notizia del loro pentimento è che contro di loro. Uh, si è accesa una gogna mediatica attraverso un video postato su TikTok e ai, volti, ai loro volti è associata una canzone che accusa i pentiti. Dice la canzone che non canterò perché c'è mia figlia in prima fila che sa quanto sono stonato. Quando stanno fuori sono tutti mafiosi, quando stanno chiusi eh, iniziano a cantare e più passano i giorni eh, più nascono i pentiti. La canzone la trovate su YouTube, ma non è un invito al suo ascolto ed è di Gianni Celeste, neomelodico. Eh, ora Uh, il mio compito quasi impossibile perché vi assicuro che da qui fate paura a chiunque, uh, il mio compito quasi impossibile è nei prossimi 8 minuti e 10 secondi uh, dirvi o provare a raccontarvi uh, cosa succede nell'universo dei social e perché i social sono buoni e cattivi al tempo stesso. Uh, parlerò male di vostri beniamini e me ne scuso, ma lo faccio a fin di bene. Cosa sono per davvero i social network? I social network per davvero eh, sono eh, strumenti di manipolazione di massa, eh, sono strumenti che hanno un unico obiettivo dichiarato nella dimensione commerciale, poi sono utilizzabili in un milione di modi diversi, per fortuna molti dei quali straordinariamente è utili e è preziosi. Eh, però eh, l'obiettivo commerciale, la ragione di esistenza di tutti i social network che voi utilizzate è porre nella condizione un soggetto di convincere altri soggetti della bontà di una scelta, che una scelta è migliore di un'altra. Senza questo obiettivo i social network non esisterebbero. Il soggetto in questione può essere chi deve convincervi a con comprare un paio di scarpe, chi deve convincervi quando arrivate in età da voto a votare per un certo partito? Chi deve convincervi che tutto sommato la mafia, le mafie, la camorra non solo non sono tanto male, ma sono un modello a cui ispirare i nostri comportamenti. Il dramma è che sembra sempre tutto straordinariamente casuale, eh, quei contenuti ci vengono incontro, noi li cerchiamo e sembriamo noi alla guida. Ma dietro c'è sempre qualcuno o qualcosa, qualcuno e qualcosa che attraverso il social network persegue un obiettivo specifico, convincerci che una scelta è migliore eh, di eh, un'altra. Come funzionano i social network? I social network funzionano così. Lo step numero uno è fidelizzarci, è conquistare il nostro tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa per tutti quanti, ma il tempo è denaro nel senso più pieno del termine per i social network. Loro si rivendono il fatto di essersi conquistato l'utente Paolo, Francesco, Giovanna eh, o Giovanni, o per stare agli esempi che facevo prima di Airdrop, eh, Flavia, Filomena ed Andrea, e di averlo davanti allo schermo, davanti alle loro pagine per due ore, tre ore, quattro ore al giorno o 30 ore o 40 ore eh, a, a settimana. Questo per il social network è ragione di vita perché è quello che rivende all'investitore pubblicitario e all'investitore pubblicitario oltre il vostro tempo, oltre il nostro tempo, rivende anche qualcos'altro. Rivende il fatto di aver imparato a conoscerci così tanto bene. Da sapere come prenderci, non so quanto spesso vi sia capitato, ma insomma, capita anche fuori dalla dimensione dei social network. Se dovete convincere qualcuno a fare qualcosa, quello che accade normalmente non è che andiamo dritti per dritti verso di lui, ma scegliamo il suo migliore amico, la sua migliore amica e diciamo con lui o con lei: parlaci tu perché tu lo conosci meglio di tutti, perché tu la conosci meglio di tutti e sai come prenderla. Dietro a quel sai come prenderla c'è il fatto che sai come manipolare eh, la sua risposta, sai come convincerlo a dirti sì, sai come convincerla a dirti sì o a dire d'accordo, andiamo in quella direzione. I social network, tutti i social network indistintamente, ci guardano mentre noi guardiamo i contenuti. Ci osservano, ci studio, ci studiano, eh, contano i nostri like e contano i nostri dislike, contano i contenuti sui quali ci soffermiamo di più e contano i contenuti che skippiamo, eh, arrivano a conoscerci così bene, non è un'iperbole, arrivano a conoscerci meglio di noi stessi e arrivando a conoscerci meglio di noi stessi, eh, e di fatto scelgono al posto nostro. Noi abbiamo sempre, noi abbiamo sempre, lo dico a bassa voce. Perché, se io provo per un istante a dirlo a bassa voce, forse voi anche abbassate la vostra voce: noi abbiamo sempre la persuasione di scegliere, di scegliere cosa guardare, di scegliere cosa comprare, di scegliere con chi parlare, di scegliere chi aggiungere tra i nostri amici. Ma è una impressione, quell'impressione nasce da uno studio di chi eh, nei laboratori della Silicon Valley, mentre noi pensavamo che stessero a studiare tecnologia, in realtà studiava psicologia. Studiava le persone e imparava eh, come raggirare nel senso più tecnico eh, del termine una persona, come consegnargli la percezione di essere lui o lei al comando, mentre in realtà così eh, non era. Eh, I social network alla fine dei giochi usano i nostri eh, dati personali e Cavalcano che cosa? Cavalcano la nostra ingenuità digitale. Qui dentro ci sentiamo tutti eh, nativi digitali, ma nativi digitali, come dire, è l'espressione più orribile che sia mai stata inventata. Vi riconoscete? Io riconosco sicuramente persino mia figlia, che adesso si offenderà, ma riconosco persino lei per come spollicia sull'iPhone e sull'iPad. Ma saper sfogliare un contenuto su un social. Non ha niente a che vedere con conoscere internet, non ha niente a che vedere con conoscere il digitale. Tendiamoci: i social network non sono né buoni né cattivi. Dipende, dipende da come li usiamo. Uh, la camorra, posto che, eh, che siamo qui, la camorra è un brand esattamente come la Nutella uh, nell'universo dei social network: semplicemente è meno dolce della Nutella. Ma è un brand eh, nell'universo dei social network identico alla Nutella. E oggi la Camorra, nella dimensione dei social network, lavora esattamente come lavora la Ferrero, con dei social media manager che, nella più parte dei casi, sono naturalmente i giovani figli eh, dei boss o delle eh, famiglie di Camorra. Non so se c'è l'audio, che però è importante, spererei di sì, anche perché io non mi vorrei mettere a, a far musica trap. Abbiamo l'audio dalla regia? No? Sì. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui perché il modello è un modello che piace, è un modello che convince, è un modello che spopola. E attenzione, attenzione il trap, la musica trap non ha niente a che vedere eh, con la camorra naturalmente, ma eh, proviamo adesso a riguardare a rallentatore quelle immagini, proviamo a riascoltare quelle parole, soprattutto per chi è di qui e le ha capite fino in fondo. Quello che parla troppo, eh, la polizia che entra dentro casa e che smantella un soggiorno, eh, la bara nella quale finisce chi parla, eh, chi, parla, chi parla troppo e poi una serie di messaggi. Eh, le armi, le ragazze oggetto, i soldi che si contano nei video eh, di, eh, di, di Trapp, eh, le catene d'oro al collo, gli abiti eh, firmati, la maglietta Balensaga, il borsello eh, di, di Gucci, l'auto eh, di lusso. Uh, le bische, le sale da gioco uh, e, e, e naturalmente, come dire, le moto Kawasaki piuttosto che quelle da enduro. Ecco, eh, tutto questo è dentro quel video, è dentro quei video e rimbalza via social. Ci rimbalza per caso? No, non ci rimbalza per caso. Ci rimbalza perché è frutto di un risultato scientifico che vuole in qualche modo convincerci che quello è il modello migliore. Da seguire perché quello che accade nella dinamica dei social network è quello che accade sempre, quale che sia il brand che si vuole promuovere, camorra inclusa. È che si disegna un modello e si genera spirito di emulazione. Imitalo perché questa è la strada che porta al eh, successo. Facciamo un test negli ultimi 30 secondi o poco di più, mi, mi prenderò un minuto di, eh, di, di, di bonus. Slash, hashtag es17, chi di voi lo conosce? Emanuele Sibillo 17. Il brand crea un eroe, il brand crea un martire, Emanuele Sibillo è il capo. Della paranza dei bambini, è eh? un camorrista eh, morto da camorrista mentre inseguiva eh, un sogno. Per noi è diventato un hashtag, non solo un hashtag, quel 17 che porta via eh, la sfiga. Nel suo caso, non ha funzionato il tatuaggio che aveva, pe eh, che aveva sul, sul petto e che rimbalzava con le sue foto sui social. Uno dei primi ad utilizzare i social eh, come strumento di eh, propaganda. Questi hashtag su TikTok li conoscete? Ok? Chi è di qua forse li conosce, forse no, ma per ognuno di quegli hashtag dietro c'è una famiglia di camorristi. Eh, dietro c'è una famiglia di camorristi che utilizza quell'account per raccontare storie apparentemente belle, feste di compleanno, vacanze, eh, giri in moto e in macchina, momenti piacevoli trascorsi tutti quanti insieme. Questi sono gli hashtag che normalmente accompagnano quegli account e che raccontano quelle eh, quelle famiglie raccontano modelli eh, modelli nei quali la polizia è cattiva eh, la galera è bastarda eh, chi fa la spia eh, è un soggetto da è un soggetto da emarginare noi non ce ne accorgiamo ma questo è quello che sta eh, accadendo questi sono come dire emoji che conoscete sicuramente benissimo ecco io sono fuori tempo massimo e questo è probabilmente un bene eh, per tutti quanti voi perché potrei diventare più cattivo di così, ma oggi è così che le mafie eh, lavorano. Però non è detto che noi si debba assecondare questo strumento di persuasione di massa che noi si debba eleggere quello a modello di riferimento. Esiste la possibilità di fare una scelta diversa oggi che ve l'abbiamo raccontato, che vi abbiamo raccontato come funziona per davvero oggi, che avete visto anche dei modelli positivi di utilizzo della rete, degli influencer che utilizzano eh, la, la rete per diffondere contenuti positivi. Insomma, la scelta oggi è assolutamente vostra. Potreste iniziare, potremmo iniziare ad utilizzare i social. Eh, nella maniera corretta anziché esserne eh, utilizzati. Eh, abbiamo qualche esempio, lo abbiamo snocciolato in questa mattinata, la vita alla fine come sempre ci appartiene, è nostra, a voi fare le scelte, a voi scrivere la fine di questa storia e naturalmente avete capito come la scriverei io, voi al comando dei social e non i social e chi si nasconde dietro ai social al comando delle vostre vite, però a voi scegliere, grazie. Grazie, grazie, grazie a, te. a te. E allora è arrivato il momento della premiazione del contest Diventa ambasciatore della privacy, eh, che era questo contest che chiaramente conoscete, lanciato nelle scuole, che vi invitava a riflettere su cosa fosse la privacy e a raccontarlo attraverso un filmato. Abbiamo tre vincitori, i primi tre classificati, i primi tre video classificati, li vediamo qui in ordine e poi conosceremo i vincitori abbiamo il video abbiamo il video non abbiamo il video e allora intanto ce l'abbiamo eccolo thank you Di casa di un ladro? No, vero? Allora perché regali i tuoi dati al mondo? Far trapelare le tue informazioni sensibili è più facile di ciò che credi ed è tua responsabilità evitare che ciò accada. Sii furbo, protetti i tuoi dati. Come? Leggi i termini e condizioni prima di accettarli. Cambia la tua password periodicamente. Sii consapevole di ciò che pubblichi. Ricordati di fare i vari logout dai tuoi account. Non appoggiarti a reti web pubbliche. Utilizza una VPN che protegge la tua privacy online. La privacy è una responsabilità, ma anche un diritto. Proteggiamola. He, he, he. Complimenti, complimenti ragazzi, complimenti a tutti voi che avete partecipato. Allora, chiamiamo per la premiazione la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, eh, la dottoressa Alessandra De Marco, direttore generale dell'Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e la tutela del diritto d'autore della presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente della commissione del concorso. Buongiorno, benvenuta. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ettore Acerra. E tra pochissimo chiameremo anche i ragazzi. Bentrovate, buongiorno, buongiorno, buongiorno direttore. Allora, abbiamo visto i video dei primi tre classificati, eh, la, la sua presenza qui è per testimoniare quanto sia fondamentale eh, un evento come questo, ma anche un concorso. Eh, cosa, eh, quanto è importante rendere i giovani più consapevoli? Eh, gli prestiamo, ecco, no? Mi ecco, cioè, okay. sentite? Sì, ecco. Buongiorno, grazie a tutti. Ma è importante tanto anzi tantissimo perché io credo che poi la, la partecipazione di, dei ragazzi sia quella che, che, che ci fa andare avanti, che ci motiva eh, effettivamente anche perché c'è il rischio di una distanza generazionale che è sempre più forte insomma prima facevo una, una considerazione che, che magari può essere banale eh, i ragazzi quando usano il, il cellulare usano il pollice io no per esempio, io, io scrivo ancora con l'Indice: che c'entra c'entra per il fatto che noi siamo ancora eh, abbastanza distanti a livello generazionale, da, una, da generazioni che veramente eh, hanno una, un approccio diverso, una, eh, diciamo, anche una mentalità diversa e degli strumenti diversi. Eh, molto brevemente, io credo che la scuola possa fare tanto, possa fare tanto, perché poi eh, i ragazzi quando vengono eh, resi protagonisti attivi, Fanno cose straordinarie. Io ho visto questi video. Insomma, Adesso è solo un esempio, insomma, però è un, è, è un esempio di come poi i ragazzi, quando vengono stimolati, fanno, fanno cose che noi magari non, non riusciamo nemmeno ad arrivarci. Quindi, l'educazione civica digitale è uno degli strumenti che noi eh, possiamo, e non è eh, l'ultima cosa che voglio dire: non è una cosa oltre, una cosa che viene fatta. Certe volte noi facciamo i progetti, quelli che si fanno il pomeriggio come cosa aggiunta. Questa no, questo deve essere una parte integrante del, del curriculum della scuola. Quindi io ringrazio tutti i ragazzi, tutti i dirigenti, tutti i docenti che, che hanno organizzato questa... Tra l'altro eh, faccio un po', come dire, captazio benevolenzi, uno dei video... Eh, non lo sapevo. Eh. È uno dei video che è stato prodotto. È stato prodotto da una scuola che eh, è di un piccolo paesino a, a tre chilometri da casa mia. Insomma, e quindi sostanzialmente sono rimasto molto, eh, diciamo, contento insomma eh, del, di, di questa cosa. Insomma, e eh, credo che. Iniziative come quelle di stamattina siano iniziative che veramente lasciano il segno. Noi come Ufficio scolastico regionale ci siamo, cerchiamo di dare una mano per quanto è possibile, ma soprattutto ringraziamo i docenti, i dirigenti e le scuole. Grazie a tutti. Grazie, voi. grazie, direttore. E allora facciamo salire qui sul palco la scuola la classe prima a terza classificata eh, De Santis d'Agostino domicella e leggiamo la motivazione, dottoressa. Questo video è stato scelto per la sua capacità di realizzare una creatività originale e curata con un linguaggio che parla direttamente al target. Ragazzi, eccoli, venite, fategli un applauso, eccoli. E allora vi faccio, faccio una domanda, chi di, voi vuole, chi, chi di voi parla? Parli tu. Allora, vi chiedo, vi chiedo un microfono per i ragazzi, se me lo passate, gentilmente, grazie. Come vi è venuta questa idea? Avendo studiato i, la, la privacy, la rete, siamo stati d'accordo nel dire che i ragazzi più soggetti a questi attacchi virtuali sono i ragazzini che spesso non sanno a cosa vanno incontro. E quindi, con il nostro progetto, eh, abbiamo deciso di parlare a loro con, come se fossero i nostri fratellini e con il dialetto, che è una lingua, cioè un linguaggio facile e comprensibile fra di noi. Con il nostro progetto, abbiamo voluto. Far capire a questi ragazzini come, come vanno usate le app in modo responsabile e uh, far capire che oltre al mondo virtuale c'è anche il mondo reale, che è molto meglio. Bene, allora, Stata accorto vince il terzo premio. Facciamo la consegna della targa e anche dell'assegno. Prego, potete darlo ai ragazzi simbolicamente. Grazie, questo lo tengo io. Venga qui, eccoci qua. Complimenti, ragazzi. Complimenti ancora. Foto, foto di Rito e in bocca al lupo. Ciao ragazzi, grazie, grazie. E adesso chiamiamo invece sul palco i secondi classificati, la seconda classe classificata, la classe quinta F, grafica e comunicazione dell'Istituto Pareto Pozzuoli e leggiamo la motivazione. Questo video è stato premiato per la presenza di raccomandazioni chiare e concrete. Di un claim efficace e del montaggio audio e video. Bravi ragazzi, complimenti. Chi parla di voi? Tu, ah, e tu sei, sei quello preposto alla chiacchiera. Ok, fantastico. Sei stato scelto volontariamente? Vabbè, in parte. Ah, sì. eh, perché a Roma si dice: Ti hanno messo in mezzo. Anche. Anche. <ride> siete contenti di, di questo premio? Sì è un onore comunque poter essere preparati in questo modo comunque per il nostro lavoro anche comunque per far conoscere l'istituto Fatti sentire che non ti ascolta Anche per, comunque per eh. valorizzare il nostro istituto comunque farlo conoscere a una platea comunque di persone più ampia del nostro territorio rispetto a Pozzuoli diciamo. Come com è nata l'idea dei sei tips per proteggerla? Perché il video si, si, diciamo, si divide in due parti una prima in cui viene raccontato proprio il, diciamo, il tema e cosa stiamo andando ad affrontare e poi nella seconda parte ci sono proprio questi sei consigli per, per proteggere la privacy, quindi fare i logout, eh, diciamo utilizzare password differenti, diciamo, sempre in un formato verticale per, per diciamo, i reel, really, TikTok, e anche diciamo, con una comunicazione veloce, perché ormai essendo che la sua attenzione sia abbassata, è importante diciamo, dare subito le informazioni in modo chiaro, senza senza diciamo, fare giri di parole. Infatti, per ogni frame ci sono pochi frame per ogni consiglio. Fantastico, bravissimi, complimenti. Grazie. Poi mi fai la traduzione di, dei termini che hai usato perché io sono un po' boomer. Facciamo la consegna della targa e dell'assegno. Complimenti anche alla eh, professoressa e ai professori all'istituto. All sì, sì, no, dicevo alla professoressa e alla eh, preside all'istituto. Complimenti. Facciamo la, la foto ai ragazzi. Complimenti per questo secondo premio, buon lavoro in bocca al lupo in bocca al lupo ragazzi. E adesso chiudiamo con i primi classificati, questo dallo pure a me il microfono. Ok, eh, chiudiamo con la prima classificata, la classe terza D del liceo scientifico Corradino d'Ascanio, Montesilvano, mille e una disgrazia. Leggiamo la motivazione dottoressa De Marco. Questo è un video di un'estrema originalità dal nostro punto di vista, con un'ottima qualità di realizzazione ed un'efficace copertura di tutti i temi. Complimenti ragazzi, chi, chi ce lo racconta? Tu che sei? Alessio, ce lo racconta Alessio. Buongiorno a tutti, il mio nome è Alessio. E cioè noi siamo diciamo, una parte della classe perché non sono potuti venire tutti qua a Napoli quest'oggi. Quindi tengo innanzitutto a ringraziare anche i miei compagni, poich poiché anche loro hanno realizzato il progetto, oltre a noi tre. E lo scopo, diciamo, del nostro progetto eh, era quello di, insomma, far comprendere ai ragazzi, soprattutto quelli più piccoli, che, diciamo, non sono ancora, diciamo, un'età per comprendere, insomma, questi argomenti che sono molto profondi, ecco. E quindi abbiamo scelto, diciamo, una forma di disegno che sia più facilmente comprensibile, ecco. Ovvero la forma del, del fumetto, che eh, può essere vista sia interamente, ovvero per intero, o frammentata, poiché appunto il, il progetto comprende cinque argomenti importantissimi, tra cui il cyberbullismo, eh, il deep nude, il revenge porn e altri argomenti molto profondi. Eh, per cui, niente, ringrazio la nostra classe, il nostro professore e la dirigente scolastica. Eh, grazie. Bravi, bravi ragazzi, complimenti. Allora, facciamo la consegna targa e assegno che torneranno con voi. Li portate poi ai vostri compagni e li condividete con loro. Facciamo, ragazzi, vai su, prendete. Non, non siate timidi. Non è un assegno vero questo, eh? cioè, poi vi arriverà quello vero. Ma insomma, non abbiate paura. Fantastico, complimenti ragazzi, buon rientro, salutateci, complimenti anche al professore, al, all'istituto, al liceo scientifico, buon rientro. Noi, allora, dottoressa De Marco mi lascia le motivazioni, noi ci rivediamo più tardi per i saluti, grazie direttore. Allora, abbiamo due menzioni speciali di due video che ci tenevamo comunque a, a, farvi, a farvi vedere. Il phishing per l'originalità e l'impatto visivo della creatività realizzata e Teen News, il corretto ed articolato sviluppo dei contenuti. Li vediamo insieme. Ehi hey Carti, oggi mi è successa una cosa assurda. Giura? Cosa è successo? Non, non pensavo sarebbe successo e invece ero molto sicuro di me. Racconta, sono tutto chip. Il mio proprietario è stato taggato sotto il posto di un social in cui doveva cliccare un link per vincere un costo su smartphone e l'ha fatto. Ma come? non sa che è rischioso. Questo fenomeno viene definito phishing. Scusa, ma che cos'è nello specifico? È una delle tecniche più diffuse tra i truffatori, in cui tentano di accedere ai nostri dati personali. Caspita, e ora come risolviamo questo problema? Contatta subito la tua banca e mi raccomando, presta attenzione ai link che usi. Grazie, Carti. Sei una vera amica. आग में न जलने दो Complimenti anche. Ai ragazzi che hanno realizzato questi, questi due video, e adesso con noi la prossima ospite, una campionessa paralimpica dal 2017 nella nazionale, tante vittorie conseguite, ve la presentiamo con questo filmato. È da tener conto che durante le qualifiche si è un po' tenuta nascosta la cinese che nuoterà in corsia 7, eh, Lu Dong, e eh, che in passato è stata capace di nuotare su tempi molto vicini a quelli di Monica. Quindi eh, teniamo d'occhio anche la parte alta dello schermo. Già, quindi Dong Lu in uh, corsia numero 7, la cinese, 34 anni, Susan Hetz, la britannica, che è in corsia numero 4, partita molto bene, Susan Hetz. Sì, la ETS in passato ha nuotato tempi veramente importanti a ridosso del limite del minuto e venti. Monica, sappiamo, è eh, capace di essere in grado di nuotare molto vicino il suo personal best è un minuto e ventidue. Quindi sappiamo che eh, sarà una bella lotta, molto accesa, soprattutto per quel che sarà la vasca di ritorno. Beh, intanto si mette in evidenza anche Don Blu, come avevi anticipato, la cinese in corsia numero 7 e in corsia numero 3 Irina, poi dall'Ucraina, passaggio ai 50 metri di questi 100 metri in stile libero passa Irina Poida l'Ucraina con 38 e 64 di seconda Susan Ets la nostra Monica Poggioni è terza incredibile l'azione dell'Ucraina della, della Poida perché eh, ce l'aspettavamo molto in una condizione completamente diversa molto più lenta però Monica ha cambiato ritmo e si sta riavvicinando Monica Poggioni adesso ha superato l'Ucraina Poida e lotta per la prima posizione nei confronti di Susan Ets che è ancora un piccolo ma il vantaggio di neanche una bracciata Monica Boggioni Monica Boggioni affianca e supera la Britannica Va per vincere la sua terza medaglia d'oro Vai Monica Forza le ultime bracciate ti separano Dal tuo terzo oro Ed è Monica Boggioni In vetta al mondo Susannez si arrende 1.44 E noi ce l'abbiamo qui Monica Boggioni Buongiorno Monica Buongiorno. Prenditi questo applauso ti sei emozionata a rivederti, sì, vero? Sei, è, stato, è stato emozionante anche per noi. Eh, ai mondiali 7 ori, 7 argenti, 5 bronzi, agli europei 5 ori, 5 argenti, 3 bronzi, alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 3 bronzi, candidata adesso alle Paralimpiadi di Parigi. Eh, che dire, sei una campionessa incredibile, abbiamo visto quanta tenacia e quanta grinta in questa, in questa gara. Ti lascio il palco, fatele un grande appla applauso. Grazie. grazie, grazie a tutti. E intanto è sempre emozionante rivedere la gara, ma ancora più emozionante vederlo qui. E io vorrei raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza. Eh, fino poi ad arrivare all'atleta che vedete voi oggi, quindi di fatto io eh, oggi posso dire di fare eh, dell'atleta il mio lavoro. Quindi parto un po' più da lontano per raccontarvi che eh, io ho iniziato il mio eh, diciamo, rapporto con l'acqua molto molto presto, avevo due anni e di fatto mi hanno buttato in acqua eh, sotto consiglio medico. Eh, chiunque di voi saprà che in acqua c'è minore gravità che sulla terraferma. Io sono nata con una disabilità, per cui ho sempre avuto più difficoltà sulla terraferma ad avere equilibrio, a camminare nel modo corretto, e invece l'acqua mi ha sempre regalato una grande libertà. E, e questa libertà io l'ho sempre amata. Ho continuato a stare in acqua facendo prima i corsi di nuoto e finché poi, quando ho iniziato ad avere 12 anni, circa l'età delle medie, Volevo che eh, il nuoto e l'acqua non fosse più solo una terapia perché sono, eh, ho una disabilità, ma vole volevo che diventasse a tutti gli effetti il mio sport, la mia passione, per riuscire a confrontarmi prima di tutto con me stessa e poi con gli altri. E questa opportunità mi si è creata eh, quando io avevo 14-15 anni, quindi penso l'età di alcuni di voi perché eh, io vengo da Pavia, vicino a Milano, e la mia attuale società civile, quindi Pavia Nuoto, nel 2013 ha creato questo progetto che si chiama Nuota con noi, dando vita a quella che è una squadra paralimpica. E quindi da lì è iniziato il mio percorso agonistico, ho iniziato facendo le gare a livello regionale, a livello italiano, finché poi, come è stato detto prima, nel 2017 sono entrata in nazionale. Eh, in nazionale ho iniziato a fare i primi mondiali a Città del Messico nel 2017, poi gli europei, poi di nuovo i mondiali, finché poi nel 2021, dovevano essere i 2020, ma sapete tutti voi che cosa è successo purtroppo con la pandemia a causa Covid, nel 2021 ho partecipato a quelle che sono state le mie prime paralimpiadi a Tokyo e eh, ho vinto tre medaglie di bronzo. Che cos'erano per me le Paralimpiadi? Le Paralimpiadi erano e sono il più grande sogno per uno sportivo. E tutti mi hanno sempre detto, quelli più, più grandi di me, che avevano già vissuto questa esperienza: preparati, Monica, perché la Paralimpiade è qualcosa di diverso da tutto il resto, non è un mondiale, non è un europeo. E di fatti è stato così. Io ho fatto questa Paralimpiade, purtroppo in assenza di pubblico, ma io mi sono resa conto dopo la prima gara che ho fatto il 200 stile libro in cui ho vinto la mia medaglia di bronzo, la prima medaglia di bronzo, io ho un profilo social, avevo un profilo social che utilizzavo entrando in nazionale sicuramente un po' di più rispetto a prima, ma dopo questa medaglia di bronzo io ho iniziato ad avere tantissimi follower in più, tantissimi messaggi e, ed era un mondo che... Mm, qualcuno me l'aveva detto, ma io ho sperimentato sulla mia pelle. E quindi perché oggi vi voglio parlare di questo? Perché il mondo dei social è un bellissimo mondo, un, uno strumento che si può utilizzare per anche una crescita culturale e poi vi spiegherò bene, secondo me, perché, ma è una grande responsabilità. Perché una volta tornata da Tokyo, io mi sono resa conto più di prima che di fatto diventavi un personaggio pubblico. Cosa vuol dire diventare un personaggio pubblico? Vuol dire avere la responsabilità di quello che fai, di quello che pubblichi, ma non solo tu, ma essere consapevole che diventi personaggio pubblico anche per gli altri. Quindi avere tanta consapevolezza che quando pubblichi qualcosa, questo è dominio pubblico. Nel bene... E nel male e questo io l'ho capito sulla mia pelle dopo questo appuntamento per me importante ma mi sono resa conto quanto è importante per noi che siamo che viviamo in questa epoca social prendere bene coscienza di questa cosa perché non è vera solo per esempio come me fa l'atleta ma anche un ragazzino che vi auguro ogni bene, ma per ora non ha, risultato, non ha raggiunto nessun risultato così diciamo eh, pubblico ancora, ma chiunque di noi una volta che utilizza i social diventa dominio pubblico. Quindi ecco perché bisogna stare ben attenti, quindi qua ci vuole consapevolezza. Seconda cosa su cui vi voglio raccontare, però visto che io sono sempre un po' abituata a vedere il lato positivo delle cose, perché secondo me questa è la vita. Vediamo anche il lato positivo dei social. Il social può essere uno strumento, secondo me, bellissimo per avere una istruzione veloce, pratica di tanti argomenti o di tante situazioni che magari non siamo abituati a studiare o a vivere tutti i giorni. Nel mio caso, in particolare, penso magari alla disabilità, alla disabilità in generale o al mondo paralimpico. Perché? Perché spesso magari. Non si conosce esattamente come il mondo olimpico, non si conosce esattamente la disabilità, magari per alcuni può essere un po' un tabù. Invece c'è i social sotto tanti profili, può essere uno strumento veloce ed efficace per comunicare, per mostrare qualcosa che di fatto poi diventa normalità. Perché? Perché se noi ciò che mostriamo diventa normale. E attenzione bene a questa parola che ho usato, normale, perché i social soprattutto adesso ci portano spesso a riflettere sul termine di politicamente corretto, quindi che cos'è giusto dire, cosa invece non bisogna dire, che cos'è normale. Io ho riflettuto molto, un po' anche per, eh, diciamo, per necessità di crescendo, che cosa vuol dire essere normale, chi è normale e chi no. Io ora posso dire che secondo me l'unica normalità che esiste è la diversità e io tengo a sottolineare che la diversità deve essere un valore, deve essere un valore che ciascuno di noi ha, perché la, la, la diversità non è solo la disabilità che magari è una diversità un po' più evidente, ma ognuno di noi, ognuno di voi qua dentro ha una diversità che deve capire che è un po' quella luce dentro di sé che se conosciuta a fondo rappresenta l'unicità. Perché faccio questo discorso riferito ai social? Perché un po' come hanno detto chi ha parlato prima di me, il social non è la realtà, ma spesso l'utilizzo dei social ci porta un po' come logaritmo, un po' come base per semplicità, un po' all'omologazione. Che cos'è cos il trend su, su TikTok? Qual è il trend? Qual è la foto che va di più su Instagram per prendere più like? Qual è il reel che devo fare perché più persone mi mettano like? Questa attenzione, sì, può andare bene magari per scegliere la musica che va di più sotto il reel, ma questa non è la vita reale. La vita reale è distinguersi, lasciare perdere la massa, cioè trovare qualcosa su cui bisogna essere... Unici, unici con la propria diversità, e questo il social, se usato in modo corretto, può essere un ottimo strumento per mostrarlo a prescindere, ok? Da tutto quello che va di moda al momento, capire, come è stato detto prima, che. La felicità non è quello che vediamo, non sono sempre gli altri ad essere più felici di noi perché vediamo qualcosa di più bello sui social, perché la felicità e la vita ce la creiamo noi nella vita reale e scegliamo noi che cosa mostrare. E faccio l'ultimo punto, attenzione bene anche a come vediamo gli altri, ma soprattutto come li giudichiamo, perché spesso noi siamo portati magari a dire vabbè io vedo qualcuno dietro uno schermo e quindi ci sentiamo magari eh, così eh, la possibilità di giudicare o dire qualcosa in modo molto cattivo fare dei giudizi davvero spregevoli che magari nella vita reale uno non è così cattivo però dietro uno schermo ci si sente come se fosse tutto più facile ma sì io scrivo fai schifo ma Scrivere e fare schifo sotto un post, sotto una foto, oppure vergognati è davvero qualcosa che voi direste anche guardando in faccia una persona. Quindi questo è importante da considerare sui social. I social non è la realtà, ma dietro i social ci sono comunque persone, ognuno con la propria identità e la propria diversità che deve essere valorizzata. Grazie, grazie, grazie Monica. Tanti complimenti grazie. e in bocca al lupo per Parigi. Grazie. In bocca grazie al lupo noi faremo il tipo per te. Grazie di, grazie di questo discorso, di essere stata con noi, una grandissima campionessa. Quindi continueremo a seguire le sue vittorie. Adesso vi faccio una domanda. Sapete chi è o che cos'è una book talker? Lo sapete? No, perché io fino a questa mattina non lo sapevo e l'ho conosciuta e ho detto: Ah, oh, vedi, esiste, è, è qui con noi. E allora ve lo presento e ce lo facciamo spiegare da lei, Maggie Bulla. Buongiorno, Maggie, Ciao. benvenuta. Ciao, grazie. Allora io te lo chiedo a nome di tutti e soprattutto sì. a nome mio che sono un po' boomer, una book talker, che cosa fa? Una book è un, un TikToker che parla di libri su TikTok. È una cosa semplice. fantastica. Io posso, posso essere molto sincera? Sì. Non ti seguivo adesso, mentre tu parli, vado a prendere il cellulare e ti seguo. Così Grazie. entro nel magico mondo dei book talker. un Grazie uso mille. sano dei social. Vecchi Grazie mille a te. Ciao a tutti e a tutte. Siete stanchi? Sì, vero? Stiamo, stiamo, siamo verso la fine. Giuro, giuro, non dico le bugie, siamo verso la fine. Um, io spero di non annoiarvi troppo, però sappiate che è l'ultimo step, insomma, dai, una volta che finisco io, più o meno ci salutiamo. Sono un po' emozionata, nonostante sia molto abituata a parlare al pubblico, quindi uh, vi chiedo di avere molta pazienza con la mia voce, con la tremarella, con tutto quello che sarà poi eh, la presentazione. Mi chiamo Maggie Bulla. Per la mia community sono solo Meg, quindi vi prego non chiamatemi Maggie, a parte chi mi presenta ovviamente. Uh, ma su internet sono la biblioteca di Daphne. Non sono. Ah, qualcuno ha detto: Ah, è lei! <ride> ok, quindi probabilmente qualcuno che magari non so se in bene o in male, però sì, sono io. Non sono mai stata una persona molto social. E ogni volta che facevo una foto prima di pubblicarla nelle storie di Instagram. Tre volte su quattro la cancellavo, non so, vi è mai successo di fare una foto e poi guardarla, riguardarla, riguardarla all'infinito e poi decidere di, di non pubblicarla, perché il pensiero costante è vabbè, ma chi gliene frega niente di me, quindi cancello. Ebbene, non sono mai stata neanche brava con le foto e mi sono sen sempre sentita troppo piccola, in tutti i sensi metaforici possibili. Per combattere questo pensiero e rispondere semplicemente, vabbè ma ascolta, ma a te che te ne frega, tu pubblica e basta, chi vedrà lo vedrà, tu lo fai perché hai voglia tu di condividere. Sono cresciuta in un contesto economico molto umile, chiamiamolo così, e nel 2004 mi sono trasferita in un paese che aveva la biblioteca comunale e lì ho scoperto i libri. Io credo che nel 2004 voi non eravate ancora nati. Sì o no? Siete tutti dopo il 2004, vero? Ok, facilissimo, benissimo. Certo, nel 2004 era molto più facile innamorarsi dei libri. Non c'era internet a portata mobile. Io vi chiedo di immaginarvi questo mondo, un mondo senza internet sul vostro dispositivo. No Netflix, no Amazon Prime. Non esisteva 24 ore e arriva a casa. La parola smartphone non aveva alcun tipo di significato. No Instagram e no Whatsapp. Riuscite a immaginarvelo un mondo così? Eh, alle volte faccio un po' fatica anch'io, devo essere onesta. Alle volte ci penso e dico: ma io prima come vivevo? Come stavo senza il telefono? Com'era la vita senza avere il telefono costantemente in mano? Vi giuro che non era una realtà noiosa. Era solo normale. Era solo diversa. Ebbene, nei libri vivevo mille avventure. Facevo i pianti più isterici e le risate più calorose. Qua io ho scritto al passato, ma in realtà potrei usare tranquillamente il presente. Considerate che per me i libri erano un rifugio esclusivamente mio. Di notte mi nascondevo in camera e leggevo al buio, perché ovviamente non c'era lo smartphone con la torcia. Cioè, immaginatevelo questo mondo, ok? E mia mamma mi faceva le imboscate per cercare di beccarmi e togliermi il libro. Tranne una volta. Una volta non mi beccò. Stavo leggendo Harry Potter. Io non lo so se tra di voi c'è chi ha letto Harry Potter. Si legge ancora Harry Potter, giusto? Ok. Stavo leggendo il quarto libro, quindi Harry Potter e um, il calice di fuoco, ed ero arrivata al punto, insomma, della prima prova tra tre maghi, quando scopre che ci sono i draghi. Ora io non sto facendo spoiler a nessuno, mi auguro. E quindi ovviamente mi dispiace, mi dispiace moltissimo. Beh, nella prima prova tre maghi ci sono i draghi. Chiedo scusa. E quindi non potevo assolutamente lasciare e chiudere il libro. Ma sentì che mia mamma aveva aperto la porta perché lei, ovviamente, era più furba. Le mamme sono sempre più furbe. Come ho sentito la porta, ho chiuso il libro, l'ho messo sotto il cuscino e ho fatto finta di dormire. Sono sicura che capita anche oggi, forse non è un libro, forse è un telefono, ma poco importa. Lei arriva, si mette tanto così dalla mia faccia e mi guarda così sperando che io in qualche maniera possa scoppiare a ridere. Non lo faccio perché ci sono i draghi e vanno scoperti. Quindi lei esce e io continuo a leggere. Ora, io sono molto sicura che mia mamma quella volta si era resa conto che stavo facendo finta, ma non disse niente. Quindi per me i libri erano questo, erano piccoli atti di ribellione. Ora è il 2004, dovete immaginarvelo, ognuno fa quello che può con le condizioni che ha. Al tempo io mi ribellavo così. Al tempo non mi era concesso comprare i libri, le possibilità economiche non lo consentivano. E nella mia mente infantile urlavo all'ingiustizia di dover sempre restituire i volumi che amavo di più. Era uno strazio. Io non lo so se tra di voi ci sono lettori. Qualcuno di voi legge? Qualcuno? Beh dai, sì, qualcuno sì. Quando vi innamorate di un libro, questo automaticamente diventa un po' vostro, no? E doverlo restituire è bruttissimo. E quindi io dovevo costantemente riportarlo indietro e, e ci rimanevo sempre molto male. E nella mia mente infantile mi dicevo, un giorno mia figlia non dovrà mai uscire da una libreria senza un libro in mano. La chiamerò Daphne. Ebbene, ero molto convinta al tempo. E molto drama queen, me ne rendo conto. Ma andiamo avanti con gli anni, arriva il 2020, divento economicamente indipendente e comincio a comprare i libri, non solo quelli che voglio leggere, ma anche a riscoprire quelli che avevo scoperto da bambina. Ovviamente, stessa copertina, stessa edizione, stesso tutto, perché le cose si fanno bene o non si fanno. E quindi cerco e li ricompro. Ed ero talmente orgogliosa di questa cosa, ero talmente orgogliosa di riuscire finalmente a poter comprare un libro. Che decido di dare un'occasione a questa app che continuano a parlare, continuano a dire, continuano a sentire, l'app dei balletti. Ebbene, mi sentivo molto a disagio, est esternamente a disagio. Come dicevo prima, io non sono molto brava con le foto, ma i video, i video per me sono casa, mi sono sempre sentita molto bene a registrare. Mi è sempre piaciuto registrare unboxing e vlog anche quando non li pubblicavo per nessuno, perché per me ricevere un regalo era bello, ricevere un, un bene era bello, ma rivivere mille volte la sorpresa, il momento dello scarto, valeva tutto il resto. Di nascosto, senza dire nulla a nessuno, clicco Download e scarico TikTok. Nome utente, la biblioteca di Daphne. Io non mi chiamo Daphne, questo ormai l'avete capito. Fotoprofilo. Di lato non si deve capire che sono io. Prendo il mio recentissimo acquisto, il più bello, La Bella e la Bestia, edizione Mina Lima, edito L'Ippocampo, e faccio un video per mostrarlo. Sto molto attenta a non mostrare troppo le mani, a far capire in qualsiasi modo che quella è casa mia. Mi vergognavo come un verme. Sentivo la necessità di farlo per me, ma non volevo che nessuno capisse che ero io. Si ha sempre l'impressione che il digital e i social. Siano un'esclusiva dei giovanissimi. Io mi sentivo un po' ridicola con i miei 26 anni a fare video transition sui libri. Pubblicavo tutti i giorni alle 11 e cascasse il mondo: alle 11 doveva uscire il video perché mi faceva stare bene. Un giorno, però, il senso di inadeguatezza, quella cosa per cui mi dicevo: Ma metti conto che ti trova il vicino di casa? Ma metti conto che ti trova tua madre? Cosa fai? Io al tempo lavoravo in uno studio ingegneristico, ho fatto tutt'altro percorso accademico, quindi, a maggior ragione, era molto ridicola la cosa, no? Almeno per me lo era. Ebbene, passano le settimane e io mi sento miserabile. Non mi ero resa conto che quei pochi secondi al giorno in cui io sfogavo la mia creatività con un piccolo video di qualche secondo, in qualche maniera mi rendevano tollerabile tutto il resto della giornata. E, e mi mancava parecchio. Mio marito, che ha sempre la capacità di capire le cose senza che io gliele dica, mi disse, tu adesso la riscarichi e non solo ricominci a fare quello che ti fa stare bene, ma ci metti pure la faccia. Ci ho messo un po' a convincermi e il 3 febbraio 2021 mostro per la prima volta il mio viso sui social. Quella notte non ho dormito niente, ovviamente. In sei mesi siamo arrivati a essere in 100.000. E due mesi dopo riunisco 250 lettori in tutta Italia per un pomeriggio insieme. Un anno dopo capisco che posso vivere di questo sogno e oggi parlare di libri è il mio lavoro a tempo pieno. Due anni dopo pubblico il mio primo libro. Nei video mi vedete struccata, in lacrime, quindi non così. Giuro, non sono così. In pigiama, a far la cretina e quella più seria, anche se mi rendo conto che seria lo sono veramente molto poco. Lo sono solo in questi eventi normalmente. Poi è arrivata la TV, le piattaforme di streaming, i in clienti internazionali e poi siete arrivati voi, questo leggio e questo microfono. Io e i miei 29 anni. Parlo di libri, ma non solo. Ora diventerò forse un pochino più noiosa e perdonatemi se mi sono presa così tanto tempo per um, introdurmi, perché so che molti di voi non mi conoscono. Essere online significa esistere online, nel vero senso della parola. Una volta che esistete online, un po' come dare alla luce un nuovo nato, non potete decidere di non esistere online. Ci tengo molto che ricordiate questa cosa. Certo potete cancellare il profilo o le vostre foto, ma esisterà sempre un server in grado di poter fare Ctrl Z e questo io l'ho vissuto personalmente. Lo so perché tempo fa ho fatto una richiesta e non so se questo voi lo sapete. Tempo fa ho fatto una richiesta a Instagram e avevo necessità di avere il mio storico. Il storico archivio, lo storico delle mie, um, delle mie azioni. Ebbene Instagram mi fornisce, senza chiedermi nulla, non mi chiede chi sono, quale entità sono, se faccio parte di, una, di un congresso, un qualcosa, ma comunque ti, Instagram mi risponde dopo pochi giorni concedendomi una cartella. Ora immaginate che io ho aperto questa cartella, all'interno c'erano infinite altre cartelle. Ognuna di queste... Era la registrazione di tutte le conversazioni che io ho avuto in passato con chiunque abbia mai scritto il mio profilo, compreso di fotografie. Ora comprendete la potenza di questa cosa e il pericolo di questa cosa. Voi pensate di aver cancellato magari le conversazioni che avete avuto con una persona e che queste allora si siano cancellate, eppure basta una richiesta da parte di chiunque e potete riavere tutto. E io ho avuto tutto. Inutile dirvi che erano conversazioni private, inutile dirvi che erano conversazioni uh, che avevo cancellato. Quindi molta attenzione su questo. Si può recuperare tutto. Il tasto elimina non è veramente un tasto elimina. Il tasto che voi vedete sulle piattaforme con scritto elimina in realtà si chiama nascondi. Elimina non esiste. Arrivo subito, mi sono dimenticata di girare pagina. Prima si diceva che l'internet è per sempre, poi diceva la rete non dimentica, l'internet è per sempre, sono tutti modi di dire ma sono tutti molto veri. Non solo ciò che mostrate attraverso il tasto pubblica, ma anche quindi nelle vostre um, chat private tra di voi. Ma quindi, devo sempre pubblicare cose solo serie? Perché mi pare di capire che dopo tutte le cose che abbiamo visto oggi, dopo tutti i discorsi che ci sono stati fatti oggi, a quanto pare sembra che internet sia un posto negativissimo, sia un posto... Tanto pesanti, in cui bisogna stare molto molto attenti. Oh mamma, giuro che faccio veloce, ho visto ora. Um, no, non è questo. Non è esclusivamente un posto negativo. Dovete essere consapevoli di ciò che state condividendo, perché rimarrà a lungo, che lo vogliate o meno. Quando dico a lungo, non intendo da oggi all'anno prossimo, intendo da oggi a quando farete il primo colloquio di lavoro e il vostro profilo verrà esaminato, perché so che sarà così. Più di un curriculum vitae. Perciò vi dico, voi siete custodi e responsabili della vostra immagine, di ciò che siete, ma non solo, anche di ciò che gli altri vedono e di ciò che gli altri interpretano. Molto spesso si dice, vabbè, ma se quello vuole capire altro, sono cose sue. Purtroppo non, solo, non sempre è così. Io chiamo proprietà d'immagine perché, proprio come un bene fisico, dovete averne cura. Ipotizziamo che la vostra identità digitale sia una casa. Ognuna di essa è unica e può presentarsi in forme e colori molto personali. Ebbene, ciò che sta all'interno di questa casa è solo vostro. La facciata è vostra, ma come lo è anche degli altri, perché è quello che state mostrando. E mettiamo conto che di questa casa le vostre finestre sono ciò che voi decidete di mostrare agli altri. Potete mettere delle tende, chiudere le serrande, offrire una vista completa. Non c'è giusto o sbagliato. Ma dovete, dov deve esserci consapevolezza. Ciò che mostrate, come la facciata, appartiene a voi, come agli altri, e l'utilizzo che essi faranno di questo materiale è determinato dal solo senso etico di loro. La domanda è se potete fidarvi. Personalmente pubblico spesso contenuti che non sono formali o eleganti, anzi, mi rendo molto ridicola, molto spesso, però lo faccio con consapevolezza. Sapendo che ogni click che io faccio determina e influenza la mia immagine. Le piattaforme digitali sono un ambiente ricco di possibilità, intrattenimento e diversità, ma possono diventare il vostro peggior nemico, davanti ad un'amicizia tradita o un datore di lavoro che non è disposto ad associare la sua azienda alla vostra immagine. Divertitevi a esplorare la vostra creatività e utilizzate la tecnologia fino a diventarne padroni. Ne abbiate sempre rispetto, e il professore prima ci ha insegnato cosa significa: del vostro avatar tanto quanto della vostra persona fisica. Grazie, grazie. 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 No, figurati. grazie, grazie di essere stata grazie con mille. noi, ti seguiremo in pigiama a raccontare tutti, tutti i tuoi libri. Allora ragazzi siamo arrivati alla fine, eh, invito sul palco la vicepresidente Ilgrante e mentre ci raggiunge vi dico l'esito del eh, sondaggio che abbiamo fatto all'inizio della mattinata Credi nella privacy sì o no? 221 sì, 57 no. Quindi direi che questa mattinata è servita. Spero che quei 57 che stamattina non ci credevano ascoltando tutti gli interventi abbiano cambiato idea. Beh, direi che è un successo. Eh, questi numeri ci dicono che siamo sulla buona strada. È stata una bellissima iniziativa. La giudico tale, però voglio sentire voi. Spero che vi sia interessata che vi abbia lasciato qualcosa e che i tanti argomenti affrontati oggi possano per voi essere motivo di stimolo, di approfondimento e soprattutto di trasmissione ai vostri amici che non erano qua. Eh, guardate il sito del Garante www.gpdp.it, trovate tante cose di cui abbiamo parlato stamani e quindi. Admaiora, grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Fermi, fermi, dove andate? Dove andate? Dobbiamo uh, fare un ultimo collegamento perché so che ci teneva. Ci colleghiamo con il presidente del garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione. Buongiorno presidente. So Buongiorno. che ci, ci teneva a salutare i ragazzi, si stanno già alzando, hanno già le giacche. Per, per andare via, è stata una lunga mattinata di lavori, però li salutiamo insieme. Qualche minuto allora sono lieto di portare il saluto dell'autorità al termine dei lavori di questa giornata, ricchissima di suggestioni, sotto molto profili. Ma io mi scuso di non poter essere stato presente per impegni istituzionali. Il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi è imprescindibile per chi voglia anche soltanto capire la realtà. Affascinante ma complessa del nostro presente. Ecco perché oggi, prima e più ancora di parlarvi, abbiamo voluto ascoltarvi per capire come dare al vostro bisogno di libertà, di autonomia, di conoscenza, gli strumenti per rendersi artifici della vostra piena realizzazione. Il digitale, lo avete sentito, è il terreno che incrocia questi percorsi e traccia il vostro, il nostro orizzonte di vita. Ed è lo spazio che può rappresentare la più grande agora dell'umanità, un luogo di arricchimento, di crescita, di informazione, di formazione, di costruzione di una cultura aperta, tollerante e pluralista. Troppe volte però la rete è anche altro, è il luogo dove si violano diritti anziché promuovere libertà, si censura il pensiero non conformista, si amplifica persino la violenza perpetrata offline in tutta la sua immane e drammatica concretezza. Le mille Caivano e Palermo, di cui le cronache estive ci hanno mostrato l'atrocità, raccontano di come la rete possa rappresentare anche il luogo dove una ragazza che abbia subito violenza diviene vittima due volte lo diviene nella realtà materiale e in quella digitale, dove l'immagine del suo corpo violato viene esibita con folle, atroce ostentazione come un macabro trofeo. E proprio le vostre parole, vedete, le esperienze che ci avete voluto offrire dimostrano come le nuove tecnologie possano essere certamente alleate preziose, ma anche avversarie della nostra libertà. Dipende da come la si usa e dalla nostra capacità di prescinderne ogni tanto, sconnettendoci, insomma non divenendone, in altre parole, schiavi. Come schiavo è chi, nella ricerca spasmodica di visibilità, si spinge fino al punto di mettere a rischio la vita degli altri per un like in più. È come chi cerca nella rete quella educazione sentimentale che invece va vissuta nel confronto vero della vita offline che nessun video o immagine o chat potrà mai sostituire. Allora noi tutti dobbiamo saper governare le nuove tecnologie nella consapevolezza delle implicazioni profonde di ogni clic dietro il quale possono celarsi drammi umani, come nel caso, l'avete sentito, del revenge porn o del cyberbullismo. La potenza del digitale è tale che una foto, una parola gettata in basso alla rete senza troppo pensarci può distruggere una vita. Per questo i nostri dati sono importanti, perché con essi, i più preziosi frammenti del nostro io e del nostro vissuto, si costruisce e si difende la nostra libertà dal lato oscuro della tecnica. Il diritto alla protezione dei dati è anzitutto diritto di impedire che i nostri dati siano usati contro noi stessi. Diritto a costruire liberamente la propria personalità in un'epoca in cui essa invece rischia di essere ciò che gli algoritmi vogliano che siamo e del pedinamento della nostra vita digitale. E questo diritto vale tanto più per chi come voi giovani ha la propria personalità ancora da costruire, le proprie idee da scegliere, libertà, le proprie convinzioni da radicare e rivendicare, siano esse giuste o sbagliate, purché, vedete, siano il frutto di una scelta consapevole e autonoma, non etero diretta. E concludo, la protezione dei dati è anche il diritto a non essere vittima di vessazioni e di discriminazioni sempre più frequenti online, è diritto a non vedere il nostro nome associato a ciò che non ci rappresenta e non può rappresentarci. È il diritto di chiunque a vivere la propria sessualità per come sente gli corrisponda, senza subire l'agonia social che troppe vite ha spezzato. Privacy oggi vuol dire... Vivere la propria libertà senza subire gli effetti di un post sbagliato, di un like. Grazie, troppo, grazie, grazie, presidente. Intima. E allora voglio dirvi ultimamente: è necessario, avete bisogno di prendervi il futuro, e il futuro sarà ciò che renderete possibile anche rendendo la tecnologia alleata e non avversaria dell'uomo. Grazie Inizio Presidente, grazie no? mille. E allora siamo arrivati alla fine di questa lunga giornata, vi salutiamo con questa vignetta, speriamo che abbiate imparato qualcosa. Mi raccomando, tutelate la vostra privacy perché Internet non dimentica. Buona giornata, ciao a tutti.